Oggi abbiamo il piacere di parlare di amenorree. Devo dire che ultimamente anche la scelta di questo tema è molto appropriata, perché di recente c'è stato un abbandono dell'endocrinologia ginecologica, materia nata negli anni 70-80, che ha avuto il suo picco massimo di splendore appunto nel 90, agli inizi di questo millennio, poi nelle scuole di specializzazione viene molto trascuratina, un po' in tutte, e quindi spesso sento dire questo segnale di voglia di imparare a usare gli ormoni, perché l'errore che viene fatto è che si pensa che l'endocrinologia ginecologica sia tratti solo l'ovaio, le sue patologie, un po' di amenorree e finisce lì. Ma conoscere l'endocrinologia ginecologica, gli ormoni della donna, consente a un buon ginecologo di studiare le patologie ormonali, ma anche le patologie benigne della donna, ma anche a volte le patologie oncologiche. Quindi gli ormoni sono un caposaldo della vita riproduttiva di una donna, ma non solo riproduttiva, ma anche della salute di una donna. Quindi non basta saper dire il ciclo mestruale, che fa l'LH, che fa l'FSH, quanto estradiolo si produce, ma abbiamo capito negli anni che si va al di là di questo. Quindi penso che per uno giovane di voi, come voi che fate questi 5 anni di specializzazione, non dovete ancorare, vi ripeto, questa nozione, anche questa lezione di oggi sulle amenorree come patognomonica dell'endocrinologia ginecologica. Sono argomenti che saranno trasversali per tutti e 5 gli anni, compresa la gravidanza, perché anche la gravidanza è piena di ormoni, anzi, la placenta è uno degli organi principali per mettere su una gravidanza. Quindi, da questo punto di vista, ricordatevelo, dovete aumentare i vostri studi in questo settore e possibilmente aggiornarvi anche su questa materia, ma la troverete d'ingombro anche quando farete il carcinoma dell'endometrio o quando farete i fibromi dell'utero. Quindi parlare di ormoni significa di parlare proprio di salute della donna. Ma bando alle ciance, sono un chiacchierone, ma oggi ho un parterre de rois, ci sono tre grandi relatori, il meglio della ginecologia endocrinologica italiana. E veramente proprio bravissimi tutti e tre, che sono stati grandi esploratori, non solo, ma sono grandi appassionati. La cosa che per cui uno diventa un bravo professore non è solo perché studia sui libri o va a fare le ricerche sulla medline, e deve essere appassionato. La passione è quello che ha fatto sì che oggi questi tre grandi relatori vi portino, e vi sentirete dalla loro voce la passione. Sono stati Io conosco le loro biografie molto bene, di tutti e tre, e posso dirvi che sono incredibili. Ecco, partiamo dalla professoressa Vincenzina Bruni, che negli anni 60-70 prendeva il treno da Firenze per andare a Zurigo, dai più grandi endocrinologi pediatri dell'epoca, e ha portato in Italia per prima l'endocrinologia dell'adolescenza e dell'infanzia. Quindi è un grandissimo personaggio, è stata anche presidente di questa società, è stata anche professore ordinario a Firenze, dove mi trovo anch'io e dove con lei mi diverto tantissimo a discutere dell'endocrinologia ginecologica, ma degli ormoni in tutte le loro salse. Organizziamo anche dei corsi molto attesi e molto interessanti. E Vincenzina vi parlerà oggi delle amenorree primarie, proprio perché il suo link parte proprio da quello che è il concetto di come si passa dal menarca alle mestruazioni. Quando manca questa menarca, cosa succede, cosa si deve pensare, in quali situazioni si può verificare. Quindi ora sono le 10:05, abbiamo fatto un preambolo molto discreto e possiamo, 10:06 anzi, possiamo dare la parola alla professoressa Bruni con grandissimo piacere davvero, e ascolteremo poi. La discussione sarà alla fine delle tre presentazioni. Quindi, Vincenzina, a te la parola. A Grazie. presto. Allora, il
nell'esame quelle che sono le minore primarie, devo dire che ho stressato soprattutto, direi, l'inquadramento delle minore primarie, i presupposti per cui viene o non viene una mestruazione, direi che ho sintetizzati in questa diapositiva, ma forse richiederà una lezione diversa. È certo che per avere la mestruazione è necessaria una integrità anatomica e funzionale del tratto ipotalamo-ipofisi e una integrità anatomica e funzionale del tratto genitale, a cui non si pensa quasi mai in questa situazione. E devo dire che tutto questo è regolato nel 50-70% da fattori genetici. E dobbiamo anche prendere in considerazione quelle che sono le possibili condizioni di iperangiogenismo che possono creare dei problemi, problemi che possono partire dalla vita intrauterina, che possono essere presenti nella vita postnatale, eccetera. Quindi vedete che il discorso è estremamente complesso. E quindi è molto più complesso in relazione a quelli che sono i fattori che vi interferiscono rispetto a quelle che sono legate prevalentemente alle condizioni nutrizionali, alla composizione corporea, allo stress, insomma, a fattori neuroendocrini e fattori nutrizionali, ma in fondo dovremo anche inserire il discorso del microbiota. Dovremo in un periodo successivo andare a vedere quelli che sono gli endocrine disruptor, se quelli che sono i fattori individuali, qui vedete che il tempo della pubertà e del menarca è veramente molto, molto complesso, molto più complesso di quella che era la diapositiva che presentavamo sempre, eccetera, in cui vedevamo, no, il cervello, l'ipotalamo, ipofisi, le ripercussioni sull'ovaio e le ripercussioni sul tratto genitale inferiore. I fattori che regolano questo sono veramente tanti. E venendo a quella che è il tempo della pubertà e del menarca, no? Dobbiamo anche considerare rapidamente quelle che sono le banali, volgari definizioni di amenorrea primaria, no? Non mestruazione all'età di 14-15 anni se non ci sono caratteri sessuali secondari, all'età di 16 se ci sono caratteri sessuali secondari. E perché direi vi ha preso in considerazione perché dovremmo fare una differenza tra quella che è la menorrea primaria e il ritardo puberale. E nel ritardo puberale è definito la mancanza di caratteri sessuali secondari all'età di 13 anni o la mancanza del menarca all'età di 14-15 anni in presenza di caratteri sessuali secondari. Vedete il tempo, la durata dello sviluppo puberale dall'inizio fino al momento del menarca è grosso modo di circa 2 anni e mezzo e qui vedete nella diapositiva come le variazioni nei vari stadi di sviluppo in relazione allo sviluppo della mammella, all'adrenarca, al picco di crescita, eccetera. E quindi la differenza tra un soggetto e l'altro è rappresentata in questa diapositiva. Ma veniamo, visto che l'argomento è veramente importante e mezz'ora è un tempo abbastanza stretto, vediamo quali sono le condizioni che fanno una menorrea primaria. Innanzitutto le alterazioni del tratto genitale inferiore. Queste sono non sempre ben considerate, ma sono assolutamente importanti e vedremo di che tipo sono. Poi i difetti che sono di tipo centrale e nei difetti di tipo centrale il deficit di gonadotropine, ma anche le iperprolattinemie. Poi i deficit periferici che sono l'insufficienza gonadica, che sono forse in un certo senso i più drammatici perché sono una perdita della funzione riproduttiva con perdita di ovociti. E quindi con tutta un'apertura alla possibilità di salvare il patrimonio ovocitario. E poi non, direi, non è specifico di questa situazione, ma dobbiamo anche impostare il discorso delle condizioni di iperandrogenismo che possono esse stesse dare una menorrea primaria, anche se questo è un capitolo alla fin fine che richiede un discorso, forse isolato.
Allora, veniamo alla prima parte, cioè quali sono le alterazioni anatomiche più importanti che possono portare ad una menorrea primaria. Sono la genesia mulleriana, sicuramente questa è la più importante, e direi va ricordato sempre una cosa, che nella genesia mulleriana, in questa condizione malconformativa, la funzione ovarica è assolutamente normale, per cui questi soggetti che hanno questa malconformazione che comporta ad una agenesia o a un aborto soltanto uterino, quindi che non hanno utero, ma vedete come vedete nella diapositiva, ma hanno tutto il resto funzionante, quindi queste crescono normalmente, queste hanno una funzione ovarica normale ma non mestrueranno mai, per cui abbiamo queste ragazze che vedono la loro crescita staturale, la loro crescita mammella, i loro peli pubblici e questa mestruazione che non viene. Quando siamo di fronte ad una situazione di questo tipo, abbiamo superato i 13 anni, ovviamente la cosa che noi dobbiamo andare a guardare è il tratto genitale inferiore. E il tratto genitale inferiore, oggi siamo facilmente assistiti sia dall'ecografia che ci permette di vedere le condizioni interne, ma qui quello che è importante è la stretta valutazione degli organi genitali, perché dell'anitus vaginale, perché questa condizione di assenza dell'utero si accompagna ad una agenesia talora completa, ma parziale, ma comunque il tratto di vagina che rimane veramente minimo, quindi una valutazione del tratto genitale inferiore ci consente di vedere se c'è una vagina assente o se c'è una vagina corta, quindi non facciamo perdere tanto tempo a queste ragazze, talora per questa non valutazione la diagnosi è fatta veramente in maniera molto tardiva. Guardate, qui vedete quello che è all'interno di queste situazioni, vedete qui che ci sono due abbozzetti, vedete, eccetera, e qui vedete gli organi genitali esterni. In realtà, guardate, questa è l'organo genitale, cioè l'ingresso, il non ingresso vaginale, perché vagina non c'è in questa che si chiama la sindrome di Lukitansky, Emae, Kusterhauser, eccetera, che io dovrò comunque porre in diagnostica differenziale con un'altra condizione che poi esamineremo dopo, è quella in cui ho una falsa amenorrea. Io ho una chiusura, ho un diaframma, tutto funziona, ma ho una struttura di una malconformazione che mi comporta l'impossibilità all'uscita all'esterno del sangue mestruale. Una prima valutazione, gli organi genitali sono molto simili, ma la sintomatologia è una sintomatologia che è completamente diversa. E in questa situazione di agenesia dell'utero, eccetera, abbiamo svariate forme. Abbiamo una forma semplice in cui c'è questa malformazione genitale isolata, abbiamo delle forme in cui alla plasia dell'utero si accompagna anche un'alterazione del sistema renale. Qui vedete una genesia renale, un cambiamento di posizione del rene stesso, oppure addirittura questa forma 3, in alcune dati di letteratura troverete che tipo 2 e tipo 3 sono associati, alla plasia dell'utero si associano anche tutta una serie di malformazioni scheletriche e malformazioni somatiche, e con anche per esempio alterazioni della vista, del sistema visivo, eccetera, ma del sistema uditivo, ma direi che comunque la condizione base è quella che in queste situazioni l'utero non c'è. L'utero non c'è, e qui poi i ragazzi, tanto queste diapositive vi rimangono, troverete una discussione sul fatto che il trend internazionale in queste condizioni è di creare una neovagina con una situazione di compressione attraverso una dilatazione vaginale attraverso degli strumenti che sono ben costituiti per questo, e direi tanto che addirittura una neovagina si forma addirittura secondo i dati nostri internazionali addirittura nel 90% dei casi. Io ho anche un'altra condizione in cui io non mestro, l'utero c'è presente e non mestro, ed è una condizione che è poco rappresentata nel premenarca, ma c'è. Io ho, quando ho una condizione di una distruzione del patrimonio endometriale, la cosiddetta sindrome di Asherman, in cui io generalmente, questa nel premenarca, se solo condizioni di radioterapia me la possono determinare, o rarissimamente
delle condizioni di tubercolosi genitale, che ora non vediamo quasi più, però vi posso dire che nel 1967, guardate, noi abbiamo avuto un caso di menorrea primaria come espressione di tubercolosi genitopelvica. Tutte queste situazioni di distruzione dell'endometrio e quindi la sindrome di Asherman, eccetera, sono legate a tutta una serie di condizioni che però sono relative al postmenarca, quindi una menorrea primaria da sindrome di Asherman è assolutamente rara o è conseguente a una radioterapia che il soggetto ha dovuto fare per altre situazioni. Comunque va saputo. Brevemente anche quelle che sono le altre alterazioni anatomiche del tratto genitale inferiore che comportano una non espulsione del sangue mestruale all'esterno. Quindi queste sono degli ematocolpi, no? Sono delle amenorree, ma sono delle false amenorree, perché in realtà la mestruazione c'è, non viene all'esterno, ma c'è. Quindi vedete tutta questa serie di possibilità di ostruzioni che possono portare a una situazione di questo tipo. Vi metto questa... Non si riesco. Ecco, vi metto questa immagine, guardate che è uno dei nostri casi, guardate questa ragazzetta qui che aveva questo, aveva questa situazione, venne per una situazione di ipotetica iperprolattinemia. In realtà, facendo un'ecografia, si vide che c'era questa raccolta vedete che è di sangue che va aumentando nel tempo progressivamente, poi vedete qui questa è la vagina che è completamente piena, qui l'utero, eccetera. Quindi si arriva nella non diagnosi fino addirittura a tempi molto lunghi, e fino ad avere addirittura un ematosalpinge, e dice: Madonna, non c'è sintomatologia. La sintomatologia c'è. C'è un dolore ricorrente mensile si riassorbe la parte liquida del sangue e quindi la compressione minore, eccetera. Ovvio che oggi queste situazioni sono facilmente diagnosticate. Immagini di questo tipo possono essere raccolte solo quando non c'era un'ecografia che fosse perfettamente valida. Oggi non si arriva mai a una situazione di questo tipo. Pensate a questo caso qui che avevo, pensate com'è questa vagina, pensate a quest'utero pieno di sangue, pensate qui le salpinge che si stanno riempendo, quindi è una roba assurda. Qui vedete anche qui a che livello di raccolta ematica si è avuto, ma insomma questa non è una vera menorrea primaria, è una raccolta di sangue che non è uscita all'esterno. Veniamo invece alle condizioni assolutamente più importanti, che sono le condizioni di il deficit di gonadotropine. Il deficit di gonadotropine che può essere così classificato: forme congenite di ipogonadismo ipogonadotropo, forme acquisite di ipogonadismo ipogonadotropo e forme funzionali che sono transitorie, ma come vedremo sono delle forme che sono assolutamente insidiose e non sono solo tipiche della donna in piena maturità, ma possono anche essere presenti nelle giovanissime e quindi creare una amenorrea primaria. È certo che queste situazioni qui più facilmente fanno una menorrea primaria, l'ipogonadismo ipogonadotropo congenito, e la difficoltà che voi avrete è quella di fare una diagnostica differenziale con un ritardo puberale. Questa è anche perché vi è una sovrammissione genetica tra le due condizioni. Più facile, in un certo senso, paradossalmente più facile le condizioni di ipogonadismo ipogonadotropo acquisito, perché queste sono delle condizioni che sono o i tumori o sono gli eventi traumatici a livello cerebrale. Più difficile la diagnostica dei processi infiltrativi, ma sicuramente quelle le condizioni di radiochemioterapia o chirurgia ipofisaria ovviamente portano a una condizione di questo tipo. Ma vediamo alla prima parte. Torno a dirvi, dobbiamo tenere presente questa tabella che ci dice quello che è l'andamento, no, dello sviluppo puberale, no, anche per poter dire quando sono di fronte a un ritardo puberale o meno. E certo che nel ritardo puberale io ho tutto rallentato, la statura è rallentata, il BMI è più basso, la velocità di crescita è più bassa, io ho una,
un ritardo nella maturazione ossea, ritardo nella formazione del picco di massa ossea. Questa è, e io devo capire se questo mi farà un esito successivo in una mestruazione o se finirò in un ipogonadismo ipogonadotropo. È certo che la genetica non mi aiuterà molto perché c'è una sovrammissione. Vedete, questi i geni di questi fattori che determinano la mestruazione, fattori di tipo centrale, possono sovrammettersi nel ritardo puberale costituzionale e nella menorrea da ipogonadismo ipogonadotropo, anche se sempre più si riesce ad avere una differenziazione di due forme, ma è certo che sono valutazioni di diagnosi estremamente complesse che possono essere fatte solo in alcuni centri, per cui voi vi troverete nella difficoltà iniziale a capire se quel ritardo puberale rimarrà ritardo puberale o finirà nel ipogonadismo ipogonadotropo vero. Avrete una facilità quando questi soggetti non avranno il senso dell'odorato, perché sarete di fronte alla sindrome di Kalman. Certo che una sindrome di Kalman l'avrete una facilità, ma è rara, perché è un caso su 50.000 giovani donne, perché in questa noi abbiamo un difetto di passaggio dei neuroni a GnRH dal placoide olfattivo migrare fino a quella che è la regione dalla mucosa olfattoria alla sede ipotalamica legata a questi fattori, ma anche a molti fattori in più. Ecco, però questa noi il discorso della sindrome di Kalman è un discorso che è estremamente raro. Certo, quando c'è si associa a tantissime altre situazioni, perché non c'è soltanto l'anosmia, ci sono, possono essere associate anche a difetti che sono, vedete, a difetti del palato, a difetti dentali, a difetti scheletrici, a una difficoltà, una sordità, nel 30% dei casi la genesia di un rene, poi direi qualche condizione rara l'epilessia, raro il ritardo mentale, ma insomma avete tutte le cose. Abbiamo il fenotipo riguarda la mancanza del senso dell'odorato e qui ci sarà qualche discorso di difficoltà nella valutazione, perché la valutazione personale può essere inaccurata nel 50% dei casi. Anche quelli che dicono sì, io sento, nel 50% dei casi possono avere una non percezione di quanto sentono il senso dell'odorato. Però alla fin fine questa è una sindrome che ha le sue caratteristiche, anche se guardate, questi sono i geni che ci sono associati. È ovvio che queste sono questioni di ricerca e che voi non potete valutare nel vostro quotidiano. E alla fine, nella sindrome di Kalman, lo sviluppo puberale è uno sviluppo puberale che è assolutamente ritardato, direi in alcuni casi assolutamente assente. E direi praticamente la differenza tra la sindrome di Kalman e proprio l'ipogonadismo ipogonadotropo, in cui c'è una normale percezione nei vari odori, eccetera, praticamente direi da un punto di vista di caratteristiche di sviluppo sono assolutamente sovrapponibili con questa che ci permette di fare una diagnosi precoce, questo che ci dà una menorrea primaria con uno sviluppo dei caratteri sessuali secondari modesto. E allora, ma come facciamo a capire nell'ipogonadismo ipogonadotropo se siamo in un ritardo puberale o se in realtà ho un ipogonadismo ipogonadotropo che mi marrà? E quindi qui le diagnostiche. È chiaro che le FSH e le LH qui sono decisamente bassi, assolutamente bassi, e si è sperato molto sul genere H test. E in realtà, guardate, questo Binder era uno svizzero di quelli che io vedevo quando diceva il professor Petraglia, quando andavo in Svizzera per i cosi. Questo qui che ci fa vedere come c'è il genere H test può essere discriminante tra l'ipogonadismo ipogonadotropo e il ritardo puberale costituzionale. D'accordo? Però successivamente si è visto che anche in queste situazioni in cui ho una modesta risposta al genere H test, nel tempo io posso avere lo stesso una successiva risposta e quindi avere un
cioè la diagnostica non è proprio così definita come l'aveva definita il Binder, dicendo o qua o là. E allora adesso questo discorso è stato ripreso ed è stato detto che probabilmente se noi dopo il genere H test o dopo una somministrazione di dosaggi alti di FSH esogeno, questi sono dei protocolli che vi ho messo, se noi andiamo a vedere la risposta ovarica, andiamo a vedere la risposta in termini di inibina B, se vi è presenza di inibina B, questo dovrebbe essere una condizione che ci dice questo svilupperà normalmente. Insomma, ve lo dico perché passa veramente tanto tempo prima che si riesca a fare una diagnosi precisa, e è ovvio che la risonanza magnetica cerebrale con il contrasto gadolinio è assolutamente importante nella discriminazione di varie condizioni, nel dirci se c'è una condizione che è legata a delle specifiche situazioni acquisite di ipogonadismo o ipogonadotropo. Questa allora la parte direi forse più oggettiva, una parte che in linea generale risolvono quasi sempre i pediatri, e mentre una parte che forse arriva di più anche ai ginecologi è quando ci sono le forme di tipo funzionale. Guardate, le forme di tipo funzionale, e che sono quelle legate alla patologia del comportamento alimentare, eccetera, e queste sono presenti in circa il 20% dei casi tra gli 11 e i 17 anni. Quindi il discorso degli eating disorders può essere un discorso anche assolutamente precoce, e quindi dobbiamo andare a vedere quelle che sono le varie condizioni che lo hanno determinato, dalle problemi familiari, problemi nutrizionali in infanzia, caratteristiche di personalità, quindi sono tutte quelle condizioni che fanno la patologia del comportamento alimentare con una situazione che è, guardate, questo è 2023, ma questo è un discorso che noi diciamo da tanti anni, che la reproductive function è dipendente dalla quantità di riserve energetiche del corpo. Su questo non ve lo potete mai dimenticare, ecco. E in realtà esiste, ed è bellissimo, questo non possiamo, abbiamo tempo di farlo oggi, ma esiste un colloquio tra il body e il brain per dare al brain le informazioni su quello che è lo stato nutrizionale del soggetto, in modo che possano essere attivati quei meccanismi che sono i meccanismi che danno attraverso la chispeptina lo stimolo sui neuroni a genere H e via. Oltretutto poi ora credo che dovremmo andare a rivalutare anche quelli che sono i segnali che ci vengono dal microbiota, quindi vedete, questo è un tema che è assolutamente ancora in via di sviluppo e assolutamente importante. Guardate che, pensate, questo è il 2006, questi studiosi erano andati a vedere quante erano le chilocalorie necessarie per avere la funzione riproduttiva. Pensate che successivamente, guardate come ultimo discorso, il Comitato Olimpico Internazionale ha riusato gli stessi valori per poter dire quelle che sono le condizioni nutrizionali che devono tenere le atlete per poter avere la mestruazione, in questo rapporto tra consumo e situazione ipotalamo-ipofisaria. Quindi vedete, è assolutamente importanza di questo discorso. Quindi noi che cosa dobbiamo fare quando abbiamo una condizione di questo tipo? Quali sono gli indicatori importanti? Sì, il BMI d'accordo è importante, ma la composizione corporea è più importante ancora, sicuramente. Poi noi dobbiamo andare a vedere alcune condizioni che sono tipiche, quelle che è l'insulina e leptina. Perché i livelli di insulina si abbassano, i livelli di insulina sono assolutamente bassi, mentre quelli di grelina sono più alti. Questi sono indicativi, perché i livelli del free T3, non T4, del free T3 che si abbassa, perché queste sono le condizioni che ci dicono che l'organismo si adatta a consumare meno. E poi certo, poi c'è la risposta in difesa della surrene con aumento del cortisolo. Quando noi abbiamo leptina bassa, insulina bassa, frittite bassa e cortisolo alto, vuol dire che noi siamo in una condizione di quel tipo, anche se è una ragazzetta che non ha ancora avuto la prima mestruazione e che andrà in amenorrea primaria.
possono anche esserci una menorrea primaria da iperprolattinemia, e qui vedete riportate, poi tanto vi rimangono, quelle che sono le condizioni che possono anche in una giovanissima portarmi dal prolattinoma a certe condizioni di patologie sistemiche che possono determinare una condizione di iperprolattinemia, ancora ad alcune, per esempio, sindrome immunitarie. Poche le sindrome genetiche che determinano questo, molto importanti invece le condizioni iatrogeniche, perché ancora anche in giovanissime c'è un ampio uso di antiepilettici e di antipsicotici, e gli antiepilettici e gli antipsicotici, alcuni di questi, possono determinare un incremento della prolattina tale da dare una menorrea. E adesso vediamo se forse ce la faccio, ancora alle condizioni in cui ho un'insufficienza ovarica, un danno ovarico, e questo danno ovarico mi può essere legato a tantissime condizioni. Guardate, si parlava di POIO, di POP, e questo lo leggerete poi dopo sopra. Le cause sono varie, che vanno dalle genetiche alle autoimmuni, meno rappresentate le metaboliche, perché sono poco presenti queste condizioni metaboliche, ma assolutamente, assolutamente importanti le iatrogeniche. Iatrogeniche perché oggi non si muore di cancro, si muore meno. E quindi ci sono tutte chirurgia, chemioterapia, eccetera, che possono salvare anche una situazione, però io mi rimane il danno ovarico. E poi vedrete, c'è tutta una grossa discussione sull'aumento del rischio, vedi, gli endocrine disruptors, eccetera, e poi c'è tutta una discussione che è ancora aperta, ma a mio avviso non darà dei risultati positivi, sul fatto che ci possa, questo discorso della vaccinazione da HPV, che dava la poi, questo è crollato, ma anche in tutti i dati che si stanno facendo su tutte le vaccinazioni in senso lato, la polemica sulle vaccinazioni che possono creare la cosa, a mio avviso non ci sono assolutamente attualmente dei dati che siano dei dati positivi. Volevo farvi vedere alcune condizioni, per esempio genetiche. Guardate, nella sindrome di Turner, quelle che hanno il 45X, e quindi proprio con le Turner più gravi, hanno uno sviluppo puberale nel 9% dei casi. Quelle che hanno il mosaico invece ce l'hanno nel 33% dei casi, quindi in definitiva queste hanno frequentissimamente una menorrea primaria, questi molto meno, perché queste nel 33% dei casi non mi fanno la menorrea primaria, ma mi fanno la mestruazione. Però qui mi si riapre il problema, che io cosa faccio di questi soggetti che so che poi dai mi andranno in amenorrea lo stesso? Li conservo gli ovociti, non li conservo? Quindi vedete, il discorso non è soltanto un discorso di semplice terapia, ma anche di conservazione della funzione. Questi sono i dati genetici. La patologia autoimmune, quando c'è, è di per sé stessa una possibile causa di amenorrea. Non vi posso dire, non sono riuscita a dirvi con precisione quanto è l'amenorrea primaria. Sembra che grosso modo in questo tipo di patologia, nel 7-7% dei casi, intorno insomma al 10% dei casi, ci sia l'amenorrea primaria e non l'amenorrea secondaria. Ma guardate, volevo dirvi il dato della radioterapia, no? Il dato della radioterapia, fortunatamente i soggetti più giovani hanno un'insufficienza ovarica solo quando ci sono dei dati molto più grossi rispetto ai soggetti e agli adulti. Ma questo è il discorso della chemioterapia. Ecco, ma quello che vi volevo stressare è che il problema oggi è che c'è un danno anche uterino da questa situazione, e il danno uterino c'è non soltanto con la radioterapia, ma anche con la chemioterapia, e noi abbiamo bisogno di un utero che sia in buono stato per poi poter fare eventualmente una fecondazione assistita. Quindi questo discorso c'è un'apertura a una valutazione morfologica dell'utero, non soltanto il discorso della mestruazione. E poi l'altro discorso che vi dico brevemente, perché non ho tempo, ma in queste situazioni, quando io ho un danno precoce, ho una terapia che è particolare, perché io devo ricostruire l'iter puberale. Quindi io devo fare un percorso terapeutico con dosaggi irrisori, cioè devo ripercorrere piano 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 nel circa, mettendo, devo rifargli questo io.
perché queste se sono delle situazioni precoci, quindi io devo rifare lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari, gli devo fare risviluppare l'utero, gli devo fare il picco di massa ossea, ecco, e devo dire, e questo mi diventa l'estrogeno ottimale, quello che mi permette di mimare di più quella che era la condizione di questi soggetti, è sicuramente il 17 beta estradiolo. Il 17 beta estradiolo meglio in somministrazione trasdermica, perché se lo do in somministrazione trasdermica ho uno di estradiolo e uno di estrone, quindi decisamente meglio. Sì, ho quasi finito. E l'altro discorso, quindi questo è il messaggio da dare per il discorso della ricostruzione puberale. E l'altro problema è le condizioni in cui ho un eccesso di androgeni. Eccesso di androgeni, patologia neoplastica, ovarico surrenale, patologia non neoplastica. E queste sono facilmente definibili. Ma forse quello che dovremmo andare a vedere nel tempo è il discorso della PCOS. Il discorso della PCOS, perché nella PCOS io ho tutta una serie di condizioni che mi nascono lontano, che mi nascono nella vita intrauterina, che mi possono anche essere rafforzate nel corso dello sviluppo puberale. Quindi questo in un discorso di problemi soprattutto di produzione prenatale di androgeni che mi possono direi rafforzare il metabolico di questa sindrome. E vedete qui in questa slide del gruppo spagnolo, in cui fa vedere come alla fin fine esistono tutta una serie di tappe nel corso della vita che nei soggetti che hanno un eccesso di grasso epatoviscerale mi può portare a un iperandrogenismo e a un rafforzamento della sindrome stessa. Tornando quindi a quella che era la nostra diapositiva iniziale, no? In cui dicevo perché non si mestra? Non si mestra perché ci sono alterazioni anatomiche, abbiamo detto quelle che non funzionano, perché non c'è un'integrità del tratto genitale inferiore, perché è un discorso del danno ovarico, perché ci sono i fattori genetici, ma anche, avevo detto, perché ci sono le condizioni di iperandrogenismo. Ecco, queste condizioni di androgenismo che possono essere rafforzate da situazioni intrauterine e da situazioni postnatali. Penso di essere riuscita a rimanere quasi nei tempi, ma vedo che questo orologio si è già piegato perché forse ho esagerato. Vi ringrazio, ho finito. Assolutamente no, Vincenzina. Ti sei presa solo 2 minuti in più, pensa. Vai, mi è andata giusto questa volta. Sei stata quasi Svizzera. Vedi, l'imprinting svizzero si sente. Ma anche, vedi, allora, questo tema delle amenoree primarie è enorme. È enorme. Ecco, volevo dire ai ragazzi che sono nel frattempo raddoppiati a 220, numero veramente spettacolare, bravi Mangiagalli, che la professoressa Bruni tengano le diapositive, Felice, e che poi dopo ci ripensino, al limite ci mandino dei messaggi e li rispondiamo. Certo, ma l'altra cosa che volevo dire alle giovani specializzande, visto che sono la maggioranza, sono specializzande ormai, Filippo sei una rarità. Allora, è quello che a Firenze appunto la professoressa Bruni ha lasciato in eredità un centro di ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza dove queste patologie si vedono tantissimo e dove la Società Mondiale ed Europea di Ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza dà una certificazione a chi viene a frequentarlo, una certificazione ufficiale. Quindi molto spesso noi riceviamo degli giovani tra di voi che vogliono approfondire questa parte della materia molto specialistica ed è Firenze appunto ha avuto questa patente, insomma, grazie al lavoro fatto negli anni dalla professoressa Bruni, e questi casi che sembrano rarissimi se ne vedono appunto in questo ambulatorio che lavora 5 giorni su 7, quindi è un argomento veramente importante. Grazie professoressa Bruni. Ora passiamo al professore Alessandro Genazzani, che invece è un convertito, perché è passato dall'endocrinologia alla ginecologia. Pensate, lui sulla via di Damasco va negli Stati Uniti a studiare le pulsatilità, al Bethesda, uno dei famosi centri, l'NIH, dove
noi italiani andavamo spesso negli anni Ottanta. Lui è partito da endocrinologo fiorentino puro. E andò a studiare le pulsatilità. Poi, tornato, però disse, ma io sono belle le pulsatilità, però fondamentalmente chi pulsa di più è l'LH. E quindi da un punto di vista. Poi dice c'è la cardiotocografia dove si pulsa ugualmente, insomma dice voglio fare l'ostetrico ginecologo e quindi è uno dei personaggi italiani, sicuramente presidente dell'Associazione Italiana di Endocrinologia Ginecologica, che ha creato praticamente lui, che ha una rivista molto dinamico, corsi, deve veramente bravo Alessandro. E oggi ci parli dell'argomento che fa molto a ponte con quello della professoressa Bruni, perché parli di diagnosi differenziale di amenorrea secondaria e quindi ci dirai un po' come riconoscere le forme di amenorrea secondaria. Grazie Alessandro, a te la parola e siamo ai 41. Prego. Grazie a voi dell'invito naturalmente, perché è sempre estremamente bello partecipare a questi momenti di incontro, ma più che altro di divulgazione, perché è questo quello che dobbiamo fare. Noi siamo quello che volete, professori, benissimo, però il bello è poter trasmettere ciò che facciamo e naturalmente anche dare dei messaggi per come utilizzare ciò che noi e anche altri gruppi, la scienza, insomma, creano. Ora, il discorso della amenorrea secondaria si interfaccia moltissimo con quanto la prof. Bruni ci ha raccontato e quello che è importante naturalmente è sempre ricordare la definizione di quella che è la amenorrea secondaria. Sostanzialmente sono ragazzi che hanno avuto il menarca e poi sostanzialmente a dipendenza poi dei gruppi c'è chi dice dopo 3 mesi, che c'è chi dice dopo 6 mesi di comparsa del ciclo, queste mestruazioni naturalmente scompaiono. Va distinto nel termine pratico la amenorrea dall'oligomenorrea, che è un mestruare più rarefatto, se vogliamo, sopra i 40-45 giorni, che è una cosa tipica di altre situazioni e di altre... Oddio, mi sono perso le diapositive, eccolo qua. Di altre condizioni cliniche. Da un punto di vista pratico, quando si parla di amenorrea secondaria e di disordini della funzione mestruale in generale, quindi sulla regolarità, è ormai ben dimostrato che non è dipendente dall'età. Faccio un rapido summary se non avete visto la diapositiva, comunque era il concetto di diagnostica, praticamente di definizione della amenorrea secondaria da oligomenorrea. Il concetto è che incide la amenorrea secondaria in maniera più o meno analoga fra chi è giovane, mettiamola così, sotto i 20 anni e quelli che ne hanno ben più di 20 fino ai 40, perché poi il limite dei 40 non è che si smette di essere giovani, ma sostanzialmente si entra in una fascia evolutiva della biologia della donna sostanzialmente diversa, ci si incammina verso un altro percorso. Il punto naturalmente quando si parla di amenorrea secondaria è quello di fare un inquadramento. Noi ci dobbiamo sempre mettere in testa che sì, va bene, stiamo imparando a fare ginecologi oppure lo siamo già, ma la prima cosa che dobbiamo imparare a fare è quella di essere dottori. E dottori è perché dobbiamo essere in grado di poter distinguere quelle che sono le situazioni cliniche da altra causa, oppure meglio definire qual è il movente o l'innesco di quella che può essere naturalmente il quadro della amenorrea secondaria. Vedete bene che le domande devono essere sempre precise. Innanzitutto datare l'ultima mestruazione, qual è stata la frequenza semmai prima della comparsa della amenorrea, come erano queste regolarità quando c'erano, le durate del sanguinamento, erano mestruazioni scarse, abbondanti. E poi, l'abbiamo già sentito alla prof. Bruni, il discorso del quotidiano, le abitudini alimentari. Questa è probabilmente una delle domande più importanti. Oggi le donne, anche quelle giovani, hanno un atteggiamento molto attento alla propria fisicità, all'alimentazione, a non eccedere nei carboidrati, l'attività fisica, per cui ci dobbiamo stare ben attenti. E naturalmente se siamo nella finestra dell'adolescenza, da pochi mesi, anni che è partita la prima mestruazione, essere sempre in grado di vedere che non ci siano cose che possano interferire con quello che possano essere le malformazioni di cui ci ha parlato la prof. Bruni stessa. E naturalmente bisogna stare anche attenti a vedere nei sintomi cose che ci possano dare delle immagini ben diverse da quello che è il rapporto col disturbo, sì, della menorrea col mondo della ginecologia, ma naturalmente quelle che sono come i quadri della galattorrea, eventualmente le palpitazioni, le tachicardie, il concetto della sofferenza del freddo,
Questo è un piccolo indice che è importantissimo per vedere quanto la termoregolazione interviene in momenti in cui l'alimentazione non è estrema. Insomma, c'è tante cose su cui naturalmente indagare. E questo perché? Perché l'asse riproduttivo, lo vedete bene a destra, cervello, ipotalamo, ipofisi, gonadotropine, feedback negativi con gli ormoni delle gonadi, ma c'è una grossa dipendenza anche con altri assi endocrini. Ma non perché gli altri assi endocrini si fanno gli affari della riproduzione, è che gli altri assi per loro natura condizionano piccoli dettagli che poi sono alla base della guida praticamente della funzione riproduttiva stessa. Quindi tiroide, surrene, i livelli della prolattina sono naturalmente elementi chiave. Ora, quando si parla della riproduzione si parla dell'area dell'ipotalamo, si parla delle aree naturalmente della locazione, della localizzazione del neurone GnRH Cecernet, che, come dico io, per dare una visione figurata, è una povera vittima di tutto quello che è il disturbo, di tutto quello che è l'alterazione eventualmente funzionale della riproduzione. Questo neurone è a sua volta dipendente dalle attività specifiche di altri neuroni, quelli a chispettina, che sono a loro volta sensibili a tante sostanze, in particolare ai meccanismi di feedback degli estrogeni, bassi livelli estrogeni, quindi con feedback di tipo positivo, alti livelli di estrogeni, feedback di tipo negativo. Il carattere di questo tipo di interventi sono sempre da considerare, perché poi per certi versi possono essere utilizzate addirittura come armi terapeutiche, ma le vedremo, ne parleremo più avanti. Ora, quando noi andiamo a parlare di quella che è l'alterazione che porta al discorso della menorrea secondaria, noi dobbiamo sempre cercare di vedere come parlano la periferia e il centro dell'impero, cioè in pratica le situazioni ovviamente della regolazione ipotalamica possono avere loro stesse un meccanismo di innesco della menorrea secondaria, ma possono essere a loro volta secondariamente affected in inglese, da condizioni che derivano chiaramente dall'esterno. Allora, io parlo sempre, perché dobbiamo essere anche un po' pratici, questa non mestrua, che gli devo fare? Allora, come dico sempre io, la medicina non è una regola precisa come la matematica, ma alcune indagini possono essere fatte anche con due punti. Perché? Perché attraverso un punto, lo sappiamo, nello spazio passano infinite rette, attraverso due ne passa una sola. Quindi, quando abbiamo un quadro di amenorrea, facciamo due prelievi, dosiamo a un distanziato tempo di 8, 15, anche 20 giorni, per vedere che cosa potrebbe essere cambiato tra un punto e l'altro, e cosa dosiamo. Gonadotropine, un po' di steroidi delle gonadi, naturalmente l'FT3, la prolattina, magari se c'è un basso peso andiamo a considerare anche la amilasi, la glicemia, l'insulina, e se proprio c'è anche il peptide C. Tutto per avere un'indagine ben precisa. Da questo ci possono ovviamente venire fuori delle indicazioni di sospetto anche sulla base di quelle che sono le caratteristiche naturalmente della paziente stessa. Il sovrappeso è tutt'oggi uno dei piccoli grandi elementi di disturbo su quello che è naturalmente la capacità riproduttiva. Perché? Perché l'eccesso del cibo, l'eccesso dell'alimentazione scorretta, l'eccesso di carboidrati, la non attività fisica condiziona un accumulo di energia nel grasso che poi diventa un elemento di ostruzione per la capacità riproduttiva, che poi nel tempo, ruzzolando, porta tutto a quello che genericamente noi chiamiamo quadro di policistosi col sovrappeso, obesità o sindrome metabolica. Ricordiamoci che l'aumento del peso sopra il fatidico BMI del 25 vede tanti elementi legati al sovrappeso, le adiponectine, elementi androgenici, eccesso di estrone, che sono in grado di interferire, guardate con che popò di rosa gli elementi, con l'attività del tessuto muscolare, sull'insulinosensibilità, sul rapporto funzionale del cervello, su tutte le vie neuroendocrine che poi sono praticamente anche collegate al tono dell'umore, allo sentirsi bene, quindi naturalmente di rimbalzo possono condizionare le funzioni endocrine, specialmente per i feedback negativi sostenuti dagli androgeni. E questo puramente per gran parte anche legato al discorso dell'eccesso di peso. Ma oggi, in questi casi dove abbiamo il sovrappeso, è l'insulina quella che apparentemente sembrerebbe essere un elemento chiave. L'insulina non è un ormone negativo. Poverina, fa un lavoro grandissimo, ma lei è collegata sia alla funzione centrale del controllo riproduttivo tramite un effetto co-controllore
diciamo così, del GnRH assieme alla chispettina, sia di cogonadotropina sulle cellule della granulosa. Quindi è un elemento, lo intuite bene, che nell'eccesso dell'insulina, come nelle obese e nell'insulino resistenti, può evocare un eccesso di androgeni. E questo è un elemento che ci dobbiamo ricordare. Chiaro che le policistosi possono essere normopeso e possono essere obese. Quando l'insulino resistenza, casomai noi verifichiamo che di base abbiamo insulina alta in una donna normopeso, beh, ci può essere naturalmente che questo disturbo è evocato da fattori di predisposizione familiare, forse abbiamo un diabete, forse abbiamo qualche cosa che condiziona naturalmente il controllo metabolico. Però quando abbiamo il quadro classico della policistosi con sovrappeso e obesità, è l'iperandrogenemia che è alla base di un feedback modificato, alterato a livello centrale, che condiziona la rarefazione della progressione della funzione riproduttiva fino alla menorrea. Ma perché questo? Perché nell'eccesso di peso, nel tessuto adiposo troppo abbondante, si evoca un quadro di insulino resistenza e voi sapete bene che nella policistosi i livelli dell'LH tendono a essere più elevati di quanto dovrebbero essere. Sostanzialmente, per farla breve, il neurone GnRH secernente è una povera vittima dello stimolo della chispettina, ma la chispettina stessa, che deriva dal neurone chispettino secernente nelle aree ipotalamiche, è fortemente sensibile all'azione dell'insulina. Esagerate quote di insulina, esagerate controlli di stimolo sul GnRH ed ecco tanto LH. Quindi capiamo già che nel sovrappeso il fattore metabolico non è l'elemento esclusivo, ma è un elemento importante di guida della capacità riproduttiva. E se si alterano i regimi di controllo normale della funzione GnRH secernente in periferia dell'ovaio, l'eccesso degli androgeni a retroazione di feedback blocca la funzione riproduttiva stessa. Allora, nell'inquadramento diagnostico, se abbiamo un quadro di sovrappeso, obesità e non è una causa surrenalica, ne potremmo discutere, questi potrebbero essere dei primi elementi su cui noi possiamo andare naturalmente a ragionare. Il concetto cioè importante è vedere i livelli dell'LH, FSH, degli androgeni, naturalmente stare attenti al 17-idrossiprogesterone non sia troppo elevato, che ci potrebbe dare un indizio di problemino surrenalico, ma guardate la insulina e guardate la glicemia, perché l'insulino resistenza è importante, specialmente se la ragazza, quando ce l'abbiamo davanti, alla domanda «c'è qualcuno diabetico in famiglia?» risponde di sì. Magari la mamma, magari i nonni, che sono un elemento naturalmente su cui fondare una predisposizione di insulino resistenza. Ma anche l'androgeno che deriva da altra causa, cioè quella surrenalica, può essere causa naturalmente di alterazione della funzione riproduttiva. Ma perché? Perché gli androgeni surrenali, cioè quelli dell'ovaio, che sono sì l'androstenedione, il testosterone, il 17-idrossiprogesterone, sono tutti uguali. Cioè la natura non fa salti, dalla surrena e dall'ovaio derivano le stesse molecole e la alterata funzione sostanziale della surrene può cambiare la capacità riproduttiva, non perché ci siano malattie frequentissime, se pensate al sindrome di Cushing chiaramente con l'eccesso di cortisolo, ma il discorso è che il cortisolo comunque di per sé agisce in maniera specifica da freno sulla funzione riproduttiva, agendo direttamente sull'ipofisi, come a monte del sistema del rilascio del cortisolo, quindi nell'asse surrenalico, l'eccesso di CRF può modulare in maniera negativa il rilascio del GnRH, per cui i due meccanismi, le due modulazioni sono abbastanza imbrigate. Noi dobbiamo però ricordare che nella policistosi in genere noi possiamo essere traviati un attimo a pensare che queste ragazze, avendo gli androgeni alti o modicamente mossi di base, anche lo stesso 17-idrossiprogesterone, potrebbero essere a loro con un problema surrenalico. Nell'obesità specialmente o nel sovrappeso, quindi nel quadro classico frequentissimo della policistosi, di base c'è un miriciolo di più di attivazione da stress della surrene. Mettiamoci nei panni di queste ragazze, sono in sovrappeso, iperandrogeniche, mestruano raramente o poco, oppure non gli viene proprio la mestruazione, quindi abbiamo la menorrea, e magari sono sposate e gradiscono avere prole. Capite bene che questo è un meccanismo di stress, e lo stress attiva a sua volta il meccanismo surrenalico. Ebbene, noi questo l'avevamo dimostrato proprio col professor Petraglia in epoche lontane, modenesi, in cui avevamo ben chiarito che quando le donne erano sì PCOS, ma non avevamo ravvisato quadri di situazioni di stress,
il rilascio proprio pulsatile dell'androstenedione a livello ovarico era sincronizzato con quello dell'LH, ipofisario, e non c'era rapporto con il cortisolo, e lo vedete nella diapositiva qui di sinistra. Quando invece ravvisavamo una situazione di stress nella paziente, ebbene, l'LH e l'androstenedione avevano picchi, come vedete rappresentati dalle freccette, ma non c'era una correlazione tra il picco dell'LH e quello dell'androstenedione. L'incontrario invece per quanto riguardava il cortisolo, e l'androstenedione e il cortisolo per una buona fetta del test di pulsatilità, che qui durava addirittura diverse ore, erano paralleli. Quindi voleva dire che la surrene partecipava come causa innescante del rilascio degli androgeni. Però in genere la surrene quando è che è coinvolta in quadri di amenorrea importante? Quando abbiamo delle alterazioni delle espressioni degli enzimi della surrene. La più rapida, la più importante è la 21-idrossilasi, che creano, vedete a sinistra, dei fattori clinici ben evidenti, classici, che un po' nell'occhio dell'endocrinologo ci sono sempre, un po' meno del ginecologo, ma noi ginecologi ce li dobbiamo ricordare: l'iperandrogenismo, il disordine mestruale, la novulazione, ma anche l'alopecia, la rarefazione dei capelli e i sintomi chiaramente iperandrogenici. Chiaramente la diagnostica è relativamente complessa. Queste sono diapositive che vi potete tranquillamente poi ristudiare. Vedete bene che il limite per dire surrene sì, surrene no, come causa del disturbo funzionale della mestruazione, sono i livelli del 17-idrossiprogesterone. Un banale test da desametazone è quello che discrimina chiaramente la diagnostica verso la surrene o verso l'ovaio. Il concetto è che nella clinica pratica sono le situazioni, quelle classiche, a determinare la maggiore incidenza naturalmente del disturbo amenorroico. Prolattina e tiroide sono praticamente due situazioni che si imbricano l'uno con l'altra. La prolattina è un ormone dello stress, quindi si evoca con lo stress, ma vedete bene che riesce tanto nel maschio quanto nella femmina a determinare alterazioni funzionali importanti. La prolattina è coinvolta nel feto, tanto per essere chiari, nella maturazione del polmone, quindi è importante, non è un ormone cattivo. Però tutto quello che è l'esagerata rilascio, secrezione della prolattina può determinare alterazioni tanto nella femmina, ricaduta negativa sulla funzione dell'ovaio, quanto nel maschio, sul testicolo, cambiando il modo dello sviluppo, dell'evoluzione dei follicoli e naturalmente anche degli spermatozoi, e interferisce moltissimo sul cervello, vedete, sulla sessualità, sulla libido, sul tono funzionale addirittura del comportamento, e in maniera negativa addirittura sull'evoluzione dei caratteri sessuali secondari. Chiaramente la prolattina va indagata, deve essere in un range tra 5 e 25 nanogrammi tra il primo e il sesto giorno della mestruazione, ma in mancanza di ciclo mestruale bisogna meglio controllare se i livelli sono comunque elevati sopra un certo livello, sopra i 25 è sospetto, quando è sopra i 50 pensare a qualcosa di più diversificato, organico, che può essere naturalmente un adenoma ipofisario. È importante perché l'eccesso di prolattina, vedete, ricade su un mare di funzionalità, addirittura non tanto centrale o prettamente endocrina, lo vedete nella parte alta, ma nella parte bassa modifica il modo di funzionare del pancreas, inducendo addirittura un'iperinsulinemia, un eccesso di rilascio di insulina, e agevolando in periferia nel tessuto adiposo, che già in queste pazienti spesso può essere presente, una insulinoresistenza. È chiaro che nella riproduzione la prolattina mette, quando esageratamente presente, le mani in pasta su tutto, perché lo fa in periferia sulla funzione dell'ovaio e ci interferisce perché rallenta la espressione dell'aromatasi e la conversione androstenedione verso l'estradiolo, ma agisce negativamente per ricaduta sulla funzione delle cellule gonadotrope e addirittura rallentando il rilascio del GnRH a livello ipotalamico. Insomma, la prolattina ha veramente le mani in pasta, e quindi sostanzialmente capite bene che, e già lo intuite, che contemporaneamente in un quadro di amenorrea di una donna in sovrappeso oppure obesa ci può essere anche un aggiuntivo del disturbo naturalmente da eccesso di prolattina, che porta nel tempo all'atresia, a un'accelerazione dei fenomeni di atresia e naturalmente addirittura interferenze sulla espressività e rilascio dell'SHBG. Quindi la prolattina, indagarla sempre. Si può fare il test classico, lo 0, 15, 30, agua a dimora, la signora è seduta da mezz'ora,
e si guarda come i livelli della prolattina cambiano nel giro di una mezz'oretta, perché il primo punto al tempo zero non è mai indicativo, e quello al tempo 30, perché lo stress nella prolattina si esaurisce abbastanza rapidamente. Se però i livelli sono sopra 50, come ho già detto, è meglio andare a controllare anche con una risonanza, ci potrebbe essere un microadenoma. Però la prolattina può essere anche legata a fattori di altre disendocrinie, che possono essere alla base sempre dell'evoluzione verso della menorrea. Al di là dei casi relativamente frequenti di fallimento funzionale del rene o ovviamente del fegato, è l'ipotiroidismo, quello su cui noi ci dobbiamo un attimo soffermare. Il discorso è che la tiroide è la macchina biologica come fosse quella che controlla il riscaldamento centrale del condominio. Lei gestisce la distribuzione dell'energia e la modalità di ogni tessuto di produrre calore e funzionalmente di determinare l'attività biologica delle cellule. Ebbene, se la tiroide non funziona, guardate, tutto quello che può venire fuori, le irregolarità, la menorrea, addirittura le metrorragie, l'iperandrogenismo, situazioni di iperestrenismo fino all'anovulazione cronica e addirittura mistificare un quadro di policistosi. Perché? Perché la tiroide ha la caratteristica in parte di imbrigarsi col disturbo della prolattina, ma di per sé l'asse tiroideo è alla base di una stimolazione sul fegato, ovviamente, per produrre l'SHBG e in maniera diretta e indiretta di gestire in qualche maniera la produzione delle, ovviamente, molecole steroidee gonadiche nell'ovaio. E questo naturalmente può condizionare l'eccesso di androgeni in particolar maniera e quindi di interferire a ritroso, ovviamente, su tutti i meccanismi di feedback. Ora, l'ipotiroidismo è quello più frequente, già la prof Bruni ce l'ha accennato, la tiroidite di Hashimoto è il classico caso, dove abbiamo una situazione di autoimmunità, con ovviamente la presenza di specifici anticorpi antitiroide, ma in generale anche la sindrome da bassa T3 può in qualche maniera portare a questo tipo di disturbi, ma la sindrome da bassa T3 si lega a disturbi del comportamento alimentare. L'ipotiroidismo classico è quello legato a un fatto che la tiroide non funziona molto perché ha dei problemi di autoinfiammazione sostenuta da un danno degli autoanticorpi sulle cellule tiroidee, e questo può portare a dei disastri sul controllo metabolico, e questo provoca dei sintomi abbastanza classici: tendenza a soffrire di freddo, letargia, al mixedema e naturalmente una sonnolenza. L'ipotiroidismo vede un TSH che tende a essere sempre più alto. Situazione esattamente opposta è l'ipertiroidismo, cioè il concetto dell'ipertiroidismo è invece di avere una tiroide che sostanzialmente funziona troppo. Può essere legata a situazioni locali naturalmente, un adenoma tossico, il classico nodulo di Plummer, oppure naturalmente a forme di tipo autoimmune dove si generano degli anticorpi anti-TSH che stimolano il recettore del TSH sulle cellule follicolari della tiroide, quindi emulano l'azione del TSH, e avete l'ipertiroidismo legato a questo. E questo crea dei sintomi generali che sono naturalmente legati a tutta una iperattivazione di tipo metabolico, per cui si hanno le palpitazioni, si ha la tachicardia, si può simulare addirittura una menopausa, e una delle conseguenze di tutto questo è di nuovo il discorso naturalmente della menorrea, della irregolarità all'inizio e poi della menorrea. È chiaro che queste donne hanno dei segni clinici che portano chi è un po' attento a andare subito a controllare gli ormoni tiroidei. Possono queste ragazze, specialmente se sono giovani, far sospettare addirittura una forma di POI, un fallimento ovarico e di una menopausa precoce. Ma cos'è alla base del disturbo tiroideo? Sia nell'iper che nell'ipotiroidismo c'è un'alterazione indotta da una lentezza della funzione della tiroide o un'accelerazione della funzione tiroidea su quelle che sono l'espressività o delle binding globulin degli androgeni o delle clearance rate degli androgeni e degli estrogeni o delle sintesi dell'SHBG. Questi due fattori, mescolandosi in uno o nell'altra situazione, cambiano il modo con cui sono le quote libere degli androgeni e degli estrogeni nel sangue circolante, determinano una situazione di feedback negativo specifico a livello centrale, portando a un'alterazione del controllo della funzione ovarica e quindi alla menorrea. Quindi in generale nella disfunzione tiroidea controlliamo sì TSH e FT4, perché di solito ci fanno il reflex che non ci dà grandi informazioni, ma metterci anche l'FT3
diventa importante. Sospettato una tiroide, ma facciamo un dosaggio degli anticorpi e naturalmente se il TSH è molto basso, 0, cerchiamo di controllare anche i livelli degli anticorpi anti-TSH. E veniamo a un capitolo che può sembrare relativamente frequente, ma che invece oggi nel mondo sociale di oggi è estremamente molto molto occorrente, cioè in parole povere quelle che sono le situazioni di alterazione funzionale della tiroide. Ora, quando si parla dell'amenorrea e dell'infertilità, si parla di tantissime cause, ma vedete che quelle patofisiologiche sono relativamente frequenti come le iatrogene, ma le fisiologiche sono quelle naturalmente che ci devono dare più preoccupazione. Vi ripresento, ho cambiato il colore, ma vi ripresento la medesima diapositiva che ho fatto all'inizio. Vedete che a prescindere dall'età, le cause su base ipotalamica che avevamo osservato in queste ragazze era comunque fortemente rappresentata, a prescindere dall'età. E il problema allora qual è? È lo stress. Allora, lo stress che cos'è? Lo stress è una situazione di adattamento a condizioni ambientali avverse, non è una malattia. È il modo con cui ognuno di noi si adatta alle situazioni circostanti. Io, per passione, prof. Petraglia lo sa, io sono un appassionato di mineralogia e faccio lo speleologo. Io mi caccio in tutte le grotte sottoterra e anche nelle miniere abbandonate. A me la claustrofobia non viene, lo stress non mi si evoca, ma vi garantisco che c'è persona che non entra addirittura in una stanza buia dalla paura. Ebbene, lo stress è soggettivo e se è uno stress, fra virgolette, unico nel suo genere e una tantum, non crea cambiamenti nel sistema neuroendocrino di tipo adattativo, ma se è ripetuto e persistente, li evoca. Si alzano le soglie, il meccanismo neuroendocrino compensa e chi ci rimette è naturalmente la riproduzione. È chiaro che l'amenorrea ipotalamica su base funzionale è il più classico di questi esempi. Noi sappiamo benissimo, ve lo ricordo rapidamente, che non ci sono cause organiche che lo determinano, perché se ci fossero cause organiche sono i malassorbimenti, le malattie diabetiche gravi, forme di decadimento fisico da cause tumorali, ma la vera amenorrea ipotalamica funzionale è una combinazione di tre situazioni: uno stress fisico, troppa attività fisica, metabolico, restrizioni alimentari magari per ottenere un peso per l'attività fisica, oppure psicologiche, situazioni lavorative, affettive, familiari che non vanno. Ebbene, queste oggi, vedete bene, in questa diapositiva sono rappresentate 90% delle donne che vanno incontro a questo disturbo. Possono essere immagini corporee modificate che ognuno di noi si fa, che le ragazze si fanno, oppure l'eccesso dell'attività sportiva, oppure la performance della forma fisica perfetta, oppure la malnutrizione in aree in cui naturalmente questo meccanismo purtroppo è legato a come si vive. Vedete bene che quando si parla di sport, nel grafico che vedete a destra, non tutti gli sport portano all'eccesso di consumo di energia e quindi alla amenorrea, solo alcuni, cioè l'endurance, cioè sostanzialmente lo stress fisico, dove viene molto intensamente stimolato il cardiovascolare e il muscolare degli arti inferiori. Ma naturalmente alla base di tutto questo ci sta anche un concetto alimentare. Vedete bene che la piramide nutrizionale dell'uomo di Neanderthal, io per curiosità fui anche un antropologo, vedeva la carne rappresentare con le proteine in generale quasi il 40% dell'alimentazione. Oggi la colonna, la piramide è quella di destra, cioè le proteine sono molto poco rappresentate, molte verdure, molti carboidrati, e a questo la nostra biologia, quella della specie umana, non c'è molto abituata. Ricordatevi che la specie umana appartiene alla classe dei mammiferi carnivori, come la tigre, il leone, il ghepardo, il leopardo, onnivori, quindi mangiamo anche un po' di verdure, ma non ci dobbiamo dimenticare che la proteina è sempre stata nella nostra specie l'elemento trainante della biologia. Ricordatevi che le proteine degradate diventano amminoacidi e che il nostro organismo è in grado di degradare gli amminoacidi dividendoli in base agli amminoacidi essenziali nei due gruppi chetogenici, che fanno corpi chetonici, che sono il carburante del sistema nervoso centrale, e i glucogenici, in testa la lisina, altamente rappresentata nella carne rossa, da cui diventa fuori lo zucchero. Non si spiegherebbe altrimenti come fa il ghepardo a essere l'animale più veloce della savana africana. Lui mangia solo le gazzelle, nessuno l'ha mai visto mangiare pane, pasta, pizza, patate, pomodori, pandoro, panettone. Chiaramente lo zucchero gli deriva dalle proteine.
Ma quando si parla delle nostre amenorree ipotalamiche, qual è il carattere distintivo importante? Controlliamo il cortisolo. Non sono ipercortisolemiche per stress, ma hanno il cortisolo in genere a digiuno la mattina più elevato verso i limiti alti della norma. Infatti vedete bene questo vecchissimo studio del nostro gruppo dove avevamo dimostrato che in caso di amenorrea, rispetto ai controlli, i livelli del cortisolo, chi aveva gli androgeni troppo alti o eventualmente la prolattina troppo alta ed era in amenorrea, il cortisolo era normale. Chi aveva la vera amenorrea da stress aveva il cortisolo più alto. E perché? Perché il sistema dello stress legato al tono dell'umore, alla fisicità, all'alimentazione, condiziona l'asse CRF ACTH sul rene e da questo si attiva un eccesso di cortisolo che poi a ricaduta negativa condiziona tutto. Allora, quindi, quando si parla dell'amenorrea ipotalamica, che indicazioni possiamo dare? Innanzitutto, che noi dobbiamo ricordare che il sistema nervoso con la riproduzione è autonomo, sì, ma dipende dalle informazioni che derivano dalla periferia, che possano essere quindi i meccanismi sostenuti da ciò che il sistema gastroenterico dice e quindi anche tutto ciò che la corteccia recepisce e che dà come messaggi, quello fisico, metabolico e psicologico. Quindi vedete bene, le frecce che vi ho messo indicano alcuni indicatori ormonali che possiamo utilizzare per avere il sospetto di questa tipologia di situazioni. E guardate le differenze. Alessandro, cerco un po' di riassumere. Sì, siamo prossimi oltre alla fine. Abbiamo superato tutti i limiti, anche l'ex. Siamo prossimi alla fine. Datemi gli ultimi 4 minuti, mi concedete questi. Troppi, 2. Donne obese e donne magre hanno caratteristiche simili, ma l'elemento clou è sempre quello metabolico. E questa è la cosa importante. I messaggi derivano anche dalla periferia, sono legati quindi al gastroenterico che condiziona il messaggio sul mondo dell'ipotalamo e anche il cortisolo lavora nella medesima maniera, questo chiaramente ve l'ho detto, e tutto si concomita col fatto che troppo cortisolo riduce la quantità di picchi e sostanzialmente il modo con cui l'LH viene rilasciato. Quindi anche in questo caso si ritorna al ruolo dell'insulina e al modo con cui l'insulina modula naturalmente il sistema riproduttivo centrale. E questa è l'ultima diapositiva che vi posso lasciare, giusto per arrivare alla conclusione. Quando si parla di chispeptina, in questa review ci abbiamo speso del tempo, i livelli della chispeptina riflettono i livelli dell'LH che riflettono la comparsa dell'oligomenorrea o dell'amenorrea. Per cui policistosi, amenorrea e naturalmente disturbi funzionali centrali sono profondamente legati l'uno all'altro. Ecco qua. Bene, grazie Alessandro, ma dovevamo mantenere un po' nei tempi, siamo alle 11 o 14. Comunque complimenti per la comprensiva presentazione, davvero. E sono molte delle tue diapo, ho paura che mi facciano, intimoriscano i giovani specializzati, perché sono pieni di ormoni e mediatori e li vorrei riassicurare che poi alla fine c'è la sintesi, state tranquilli ragazzi, perché poi alla fine il mondo, la clinica diventa più semplice di quanto siano le basi fisiopatologiche, perché questo è un argomento bellissimo che poi c'è una sintesi clinica. Ecco, Alessandro poi è disponibile, le domande le avrete sicuramente sugli aspetti terapeutici, perché questa la presentazione era sulla diagnosi, giustamente si è mantenuto su quella, però penso che sia disponibile poi giustamente anche sulle terapie, l'argomento assolutamente che, io sono appunto, qua penso che sia l'argomento che ho. A questo punto della trasmissione la professoressa Nappi c'è? Non penso, professore. Non pensi. Allora, lei doveva parlare, ha registrato allora terapia e prognosi delle amenorree, però lei diciamo che è molto più nota in questo momento, ha studiato molto questo argomento, lei è stata anche in Canada nel suo percorso formativo, lei è attualmente la presidente della Società Internazionale di Menopausa, quindi dovrebbe diciamo coglie in questo momento, dopo l'adolescenza della professoressa Bruni, le amenorree del professor Genazzani, la nostra Rossella copre l'altra parte della vita riproduttiva della donna, che è la menopausa e postmenopausa, però oggi non è l'argomento, ma sicuramente vi voglio solo far capire come la materia è
copre un po' tutta la vita della donna, quindi gli ormoni sono sicuramente al centro di queste varie fasi della donna. Oggi lei ha riassunto, credo, in questi 30 minuti terapia e prognosi. Sentiamo un attimo. Filippo, metti tu in onda la trasmissione? Sì, esatto, condivido. Vai, condividi. Si vede? Si vede, si vede. Ok. Buongiorno a tutti, è un grandissimo piacere essere con voi, però in questa modalità un po' particolare, scusatemi se ho dovuto registrare, ma mi trovo in una situazione un po' di fortuna. La prima diapositiva, grazie. È un piacere essere con voi amici a parlare di terapia e prognosi delle amenoree secondarie. E ancora la prossima. Mi piace partire con questo semplice schema, che è uno schema del nostro carissimo, è andato via il video, professor Petraglia, che qualche anno fa ha veramente prodotto questo piccolo cartoon che già da sé riassume tutto quello che noi dobbiamo sapere delle amenoree secondarie. Innanzitutto, che ne esistono fondamentalmente di tre tipologie. Facciamo fuori quelle che ci interessano meno stamattina, le amenoree secondarie legate all'iperprolattinemia, soprattutto severa, da adenoma ipofisario, che ha i suoi trattamenti eziologici nei farmaci dopaminergici o eventualmente per le forme più severe con la terapia chirurgica. Delle situazioni di amenorrea secondaria che possono associarsi anche a disteroidismi, che si risolvono generalmente, è l'ipotiroidismo che crea questo problema con una terapia ormonale sostitutiva, poi è chiaro farmaci antidopaminergici che possono aumentare la prolattina, che vanno sospesi, e questa, diciamo, è la parte più facile. Poi abbiamo le amenoree secondarie che in realtà o sono degli esaurimenti ovarici prematuri e dunque vanno nella cosiddetta categoria della menopausa precoce e che necessitano di terapie ormonali sostitutive ad hoc, e delle amenoree che possono certamente associarsi agli iperandrogenismi severi dell'ovaio policistico e che seguono la terapia dell'ovaio policistico. Le amenoree secondarie però che ci interessano di più stamattina sono le cosiddette amenoree secondarie da causa centrale, dove spesso abbiamo una combinazione di eccesso di esercizio fisico con un eccesso di calo ponderale o comunque di ridotto introito calorico, e che può associarsi più o meno a disfunzioni della sfera emotiva e cognitiva o ad eventi di vita. E in questo caso, nel piccolo schemino, noi abbiamo riassunto quello di cui andremo a discutere. Ricordatevi che questa forma di amenorrea secondaria, la prossima Filippo, è una diagnosi di esclusione, perché questo è uno schemino molto famoso che ci fa capire chi sono gli attori della cosiddetta amenorrea ipotalamica funzionale, o con un termine più gergale che le pazienti non amano molto, amenorrea da stress, perché loro generalmente non si sentono stressate. È una diagnosi di esclusione perché ovviamente bisogna sempre escludere tutte le altre cause di amenorrea secondaria, ed è fondamentalmente caratterizzata dal fatto che si attiva a livello del centro ipotalamico che modula le pulsazioni del GnRH, si attivano una serie di segnali inibitori, e uno in particolare che negli ultimi anni è stato attenzionato, che è il segnale della chispeptina, che risulta sicuramente meno efficiente, e un segnale che è fondamentale, oggi noi sappiamo, per non solo la pulsatilità del GnRH e l'attivazione della pubertà, ma ovviamente il rilascio delle gonotropine FSH, in particolare l'LH, ricordandoci che
questa memoria ipotalamica funzionale ha poi una serie di altre caratteristiche che sono legate all'attivazione degli ormoni dello stress, in particolar modo un aumento del cortisolo, quindi che deve essere messo sempre in una diagnosi differenziale. La prossima. È una forma di amenorrea che appartiene, da un punto di vista classificativo, alle cosiddette amenorree ipogonadotrope ipoestrogeniche di tipo 1. Questa è una classificazione che generalmente è quella che viene proprio utilizzata per stabilire quali sono gli approcci terapeutici per distinguerla dalla forma normogonadotropa, che più spesso è causata dall'ovaio policistico, come vedete in questo schemino, e dalla forma ipergonadotropa, che è legata all'esaurimento ovarico prematuro. E in queste pazienti quello che è importante sapere è che certamente l'LH che è profondamente alterato, quindi profondamente ridotto, e che nelle forme più severe, come quelle per esempio dove c'è una grossa componente di digiuno, quindi realmente si può configurare un disturbo del comportamento alimentare, una forte riduzione anche dell'FSH, ma generalmente è l'LH quello ad essere più compromesso, perché ricordiamoci che nella amenorrea ipotalamica funzionale questi stressor, diciamo così, sono tutti un pochino sottosoglia, altrimenti parleremo per esempio di anoressia nervosa, ok? La prossima. Come vedete in questo cartoon è proprio questo il punto, che talvolta non ci sembra che la nostra paziente abbia una reale problematica psicosociale, un reale eccesso di esercizio fisico come nelle atlete o una diagnosi psichiatrica di disturbo alimentare. Molto spesso questi eventi, cosiddetti incidenti nella persona, sono sotto soglia, ma soprattutto si sommano nel loro impatto che hanno sulla funzione ipotalamica e su una serie di altre dimensioni della salute. Questo ve lo riporto perché è importante per comprendere poi tutta una serie di nuove frontiere che si stanno esplorando nella terapia della amenorrea ipotalamica funzionale, perché è chiaro che essendo il segnale classico l'amenorrea e l'ipoestrogenismo e eventualmente l'infertilità associata, noi appuntiamo la nostra attenzione sulle terapie ormonali, come terapie che ci permettono di ribaltare quegli effetti negativi che derivano dall'ipoestrogenismo in un'età giovanile, come può essere il calo di massa ossea, piuttosto che la disfunzione endoteliale, piuttosto che disturbi ulteriori del tono dell'umore o della cognitività. Però è giusto ricordare che oggi alcuni studi dimostrano che ci sono degli effetti della amenorrea ipotalamica funzionale che la terapia estrogenica da sola potrebbe non riuscire a contrastare, che sono legati effettivamente all'eccesso di cortisolo o al fatto che queste donne, spesso essendo in una modalità risparmio, hanno un ipotiroidismo di natura ipocatalamica, soprattutto una riduzione della T3 totale, che può essere responsabile o responsabile di queste alterazioni dello stato di salute generale. Quindi è importante ricordarlo. La prossima. È fondamentale ricordarsi che quello che noi dobbiamo contrastare in effetti nella amenorrea da causa centrale è l'ipercortisolemia. Un'ipercortisolemia che è associata alle caratteristiche più importanti correlate alla sindrome, che sono certamente la perdita di massa ossea, lo vedete nella parte sinistra della diapositiva, che è chiaramente meno marcata di quello che accade in una donna che ha un disturbo del comportamento alimentare conclamata, ma che comunque è importante, ed è importante sia a livello lombare che a livello femorale. E poi ricordarci che questo è assolutamente, profondamente proprio correlato ai livelli di cortisolo. Quindi uno dei nostri obiettivi non è soltanto non è soltanto ristorare il tasso estrogenico, ma è riuscire ad abbassare i livelli di cortisolo. La prossima.
E questo concetto dell'osso è importante, ma ricordatevi che è importantissimo anche il concetto dell'apparato cardiovascolare. Questo è un dato bellissimo di una ventina di anni fa, che aveva posto l'attenzione sul fatto che le donne giovani che andavano incontro a degli eventi cardiovascolari significativi, c'erano una serie di caratteristiche legate alla loro storia mestruale, e la menorrea da carenza estrogenica era sicuramente tra queste, con una significatività molto marcata. E per di più, in questi soggetti, quanto più i soggetti erano deprivati nei loro livelli di estradiolo, li vedete qua, che confrontavano le amenorree realmente ipo rispetto ad altre che avevano ancora dei livelli di estradiolo, seppur bassi, circolanti, e vedete che la differenza è significativa. Quindi sono entrambi importanti questi concetti: restaurare l'estradiolo e contrastare il cortisolo. La prossima. E sull'altra dimensione, e più recentemente invece sulla scia di questi dati del passato, una internista americana ha fatto veramente questa osservazione, mettendo a paragone le ragazze con la menorrea ipotalamica funzionale con un gruppo di donne invece che erano in carenza estrogenica e che erano recentemente in menopausa, quindi in teoria più a rischio rispetto a una donna giovane sul versante della disfunzione endoteliale. E questo studio elegantissimo ha fatto vedere con un marker surrogato di disfunzione endoteliale, che è l'indice reattivo iperemico periferico, che è vero che le donne con la menorrea ipotalamica hanno una disfunzione endoteliale, un 35% va sotto il cutoff della normalità di questo valore, e però il paragone, lo capite, con le donne in postmenopausa ha posto proprio l'attenzione su questo concetto, che quello di cui noi ci dobbiamo occupare sono le aberrazioni neuroendocrine in senso globale e non soltanto la carenza estrogenica, perché l'ipercortisolismo cronico e il basso T3 potrebbero essere coinvolti nel rischio cardiovascolare di queste pazienti. E da ultimo, per convincervi che dobbiamo vedere le cose più a tutto tondo, la prossima, è importante anche questa considerazione fatta da una grandissima amica mia e anche del professor Petraglia e di Alessandro Genazzani, che è Sara Berga, che è stata forse la persona che più di tutte ha posto l'attenzione sul fatto che quello di cui noi ci dobbiamo occupare è lo stress, perché lo stress è infiammazione, lo stress è neurodegenerazione, lo stress è neurotossicità, ma sappiamo benissimo che lo stress è anche rischio cardiovascolare. È chiaro che lei, essendo una grande esperta del cervello, ha detto: guardate che nelle amenorree ipotalamiche ciò che conta non è soltanto restituire la fertilità, perché questo è un altro concetto importante, che noi dobbiamo curarle non solo per sostituirle, no, con una terapia ormonale, ma perché tornino a mestruare spontaneamente, essendo un disturbo reversibile non organico, o eventualmente stimolarle per riuscire ad avere una gravidanza. Però i veri endpoint sono altri, e il cervello sicuramente risente di questi aspetti di cui vi dicevo prima, e gli aspetti catabolici degenerativi di cui dobbiamo essere consapevoli quando curiamo le nostre pazienti. Questa premessa mi sembrava realmente necessaria. Alla prossima. Allora, voi vedete che oggi ci sono delle linee guida, le ultime dell'Endocrine Society risalgono al 2017, e cercheremo di toccare alcuni punti importanti. Il primo punto è che non possiamo permetterci, di fronte a una menorrea ipotalamica funzionale, di prescrivere esclusivamente una terapia e basta. Dobbiamo avere un approccio di tipo multidisciplinare che tenga conto di quei fattori che abbiamo visto all'inizio nello schema di Petraglia: lo stress, il basso peso, l'esercizio fisico, ma soprattutto, ricordatevi, non è tanto il peso che conta quanto la tipologia di composizione corporea e anche la tipologia dell'alimentazione. E dunque il passaggio primario deve essere quello di un counseling, una valutazione nutrizionale e di un supporto psicologico.
E non è sempre facile, però, noi lo sappiamo molto bene, perché le pazienti non vanno dallo psichiatra, non vanno dal nutrizionista, vengono da un ginecologo e vogliono una chiara soluzione ai loro problemi. Però è ovvio che dobbiamo creare delle interfacce di contaminazione culturale con i nostri colleghi, perché anche qui è più facile per un nutrizionista fare perdere peso che far riacquisire peso, e le metodologie che si applicano alle pazienti con il disturbo alimentare franco spesso non si adattano a queste pazienti, che ricordatevi sentono delle pazienti sane, completamente egosintoniche, spesso hanno un'alimentazione ortoressica molto selettiva, si sentono brave e non sono francamente in sottopeso, ma hanno semplicemente una massa muscolare più espressa rispetto alla massa grassa, e soprattutto hanno delle caratteristiche di personalità performante, dove le aspettative da parte dei pari, da parte dei genitori sono molto alte, e questo naturalmente può creare una serie di problemi anche di resistenza a rivolgersi o ad avere la consulenza psicologica. La prossima. Non sappiamo molto, in verità, di che cosa è giusto, che cosa è sbagliato fare nella nutrition medicine della menorrea postalamica funzionale. Certamente bisogna bilanciarsi in tutte le macro componenti, però occorre anche adattarsi alla situazione della paziente, soprattutto all'entità dell'attività fisica. Occorre proporre dei cibi ad alto potenziale nutrizionale e sempre essere accorti nel ridurre l'eccesso di fibre nell'alimentazione che queste pazienti tendono ad utilizzare. Pensiamo soltanto all'uso smodato della zucca o delle carote. È stato calcolato in alcuni studi che ci vogliono almeno 360 calorie in più giornaliere per un periodo di 6 mesi per riuscire a ridurre un flusso mestruale ed eventualmente un'ovulazione, però non tutti i dati sono concordi. Quello che è molto importante è che occorrerebbe esserci quella distribuzione di energia nell'arco delle 24 ore ottimale, proprio per escludere dei periodi di deficit glicemico che non dovrebbero esserci. Comunque la dieta ideale non esiste, probabilmente questa ve la darà Alessandro Genazzani, che parla sempre della nostra dieta ancestrale, vedremo in discussione che cosa ci dirà. Mentre invece la prossima, abbiamo una metodologia che ormai si è affinata molto bene grazie proprio agli studi di Sara Berga, per cercare di andare e a riassettare quella soglia di neuromodulazione centrale che fa sì che le nostre pazienti, come vi dicevano, si trovino in un loro nuovo stato di equilibrio. Quindi questo stress cronico a cui loro sono sottoposte le porta ad avere uno stato allostatico in cui ci si sente paradossalmente bene. Quindi esiste una serie di step nelle terapie cognitivo-comportamentali che ci devono portare a fare dei cambiamenti proprio in questi aspetti, quindi nel saper gestire meglio le pressioni delle performance, siano esse scolastiche, sportive, sociali, le aspettative che sono spesso non realistiche di queste pazienti, sia sulla loro immagine corporea, su quello che si aspettano dalla vita, da un partner e così via. Ma ricordatevi il potenziamento delle strategie di coping. Perché batto su questo punto? Perché molto spesso io vedo pazienti a cui è stato detto: ma sì, ma non importa, adesso mangi, ingrassi, vedrai che tutto andrà bene. E ricordatevi che non è sempre così. Certo, ci sono dei dati che hanno calcolato che bisogna prendere peso, certamente, anzi bisognerebbe prendere 2 chili in più del peso da cui si è partito nel momento in cui le mestruazioni si sono interrotte, 2 chili almeno per sperare di riprendere a mestruare. E bisognerebbe stabilizzare questa situazione per almeno 6-12 mesi. Però ricordatevi che tutta l'analisi delle linee guida, della letteratura, che credetemi non è così ricca, perché forse questo è un disturbo così a ponte tra i ginecologi, i psichiatri, gli endocrinologi, che non è così facile da studiare a 4-8 mani, che in alcuni casi, anche quando il peso si è stabilizzato, anche quando addirittura
andato oltre le mestruazioni, tendono a ritornare, come se l'organismo ipotalamo o comunque i sistemi limbico-corticali che sono correlati alla risposta di stress ricordassero per molto più tempo, con una grande memoria di elefante, l'insulto che c'è stato e quindi il pericolo che la donna ha sentito nell'aver affrontato la situazione che l'ha portata alla menorrea. La prossima. E vedete, questo è uno studio classico, giusto per dimostrarvi che ci sono dati importanti nella letteratura, che quando noi andiamo ad agire sulle strategie adattative, le strategie di coping e le strategie di risoluzione dei problemi, nell'arco del tempo, è chiaro che ci vuole un certo numero di settimane, quindi bisogna avere un buon counseling alle pazienti. Vedete, la CBT dura in genere, può durare 12, 16, 20 settimane a seconda degli schemi, CBT brevi, CBT lunghe, però vedete che a un certo punto i livelli di estradiolo ripartono a testimonianza di una ripresa dell'attività pulsatile del genere H delle gonadotropine, e in taluni casi vedete che sale anche il profilo del progesterone, quindi noi possiamo ripristinare l'ovulazione. La prossima. Interessante uno studio che è anche importante quando noi facciamo counseling alle pazienti per decidere poi che cosa dobbiamo fare, invece quanto dobbiamo aspettare, quali sono le terapie che possiamo proporre. Le linee guida ci dicono che dovremmo aspettare 6-12 mesi prima di proporre una terapia sostitutiva, però in genere noi lo facciamo prima, anche perché molto spesso queste pazienti arrivano da noi che hanno già un periodo di amenorrea abbastanza lungo e dunque noi ci preoccupiamo degli effetti dell'ipoestrogenismo. Ma quando dobbiamo, diciamo, approcciarci al problema della terapia, non ci dobbiamo dimenticare questo bellissimo lavoro elegante del professor Falsetti di più di 20 anni fa sul JCM, che aveva calcolato quali erano i fattori, diciamo così, predittivi. All'epoca lui non faceva una CBT, magari la faceva con la sua simpatia, però diciamo era un lavoro di follow-up molto interessante, perché era durato in media 8 anni, dove lui aveva dimostrato che c'era un recupero della mestruazione delle sue pazienti nel 70%, ma quello che aveva fatto era andato a vedere effettivamente quali erano i fattori predittivi del fatto che poi le donne recuperavano o meno nel tempo la loro funzione mestruale. E vedete che i livelli basali di BMI e anche un ormone che talvolta è un po' negletto, ma ricordiamoci, è l'androgeno principe della funzione ovarica, che è l'androstenedione, con, vedete, livelli di cortisolo più basso, erano al basale, erano dei valori prognostici positivi per un recupero, e naturalmente anche il fatto di aver aumentato l'indice di massa corporea. Però vedete che lui aveva fatto anche un'altra considerazione, che trattare le sue pazienti con una terapia ormonale sostitutiva e non con una pillola contraccettiva faceva una grande differenza nella possibilità di recuperare. Quindi questa inibizione comunque dell'attività ipotalamica, anche se ovviamente lui ogni tot sospendeva per vedere che cosa succedeva, evidentemente era negativa. E questo è uno, diciamo, dei primi lavori che ha posto l'attenzione sull'importanza di fare una terapia ormonale sostitutiva e sulle difficoltà che talvolta noi abbiamo di gestire queste pazienti, perché io stessa ne vedo ancora moltissime a cui viene prescritto giustamente un contraccettivo, perché le madri, le ragazze stesse si preoccupano della loro attività sessuale e hanno paura ovviamente di ovulare, quindi della gravidanza, e noi stesse gli diamo questa tranquillità. Però ci dobbiamo ricordare che nel momento in cui facciamo questo zavorriamo un pochino il percorso di guarigione, e anche molti dei nostri colleghi psichiatri dicono: beh, diamo un rinforzo positivo, gli facciamo vedere che viene una mestruazione per forza e loro si sentono sani quando sani non sono, e quindi noi le portiamo sul nostro terreno riabilitativo. La prossima. È giusto che voi vediate che, tra le altre cose, il fare una terapia con un estrogeno che in questo caso è un estrogeno naturale, invece, e questo io lo faccio sempre vedere proprio agli psichiatri per fargli comprendere la potenza
Fodiolo l'importanza di avere questo segnale a livello del sistema nervoso centrale, perché vedete che quando noi somministriamo basse dosi di estradiolo naturale, noi andiamo a migliorare più, con più facilità alcune dimensioni, per esempio, del disturbo alimentare in pazienti che hanno disturbi mestruali sia moderati che severi, in uno studio controllato, vedete, e di confronto. E questo è una cosa da non sottovalutare. E questa cosa è veramente, voglio dire, ha la sua importanza. E vedete che, per esempio, nell'aspetto dell'alimentazione incontrollata, la via transdermica ha sicuramente un impatto di tutto rispetto e dunque è uno strumento, un'arma in più per da combinare con un intervento riabilitativo sul versante del comportamento alimentare. La prossima, Filippo. E dunque allora che è giusto porsi una serie di domande, anche alla luce del fatto che oggi abbiamo dei contraccettivi, per esempio di tipo orale, che contengono degli estrogeni naturali, esattamente come le terapie ormonali sostitutive che oggi utilizziamo, con una consapevolezza anche che utilizzare la terapia con l'ormone naturale va a essere rispettoso di altre potenziali alterazioni endocrine che possono verificarsi, si potevano verificare con i contraccettivi contenenti l'etilestradiolo, per esempio, in passato, o con molecole più vecchie come potevano essere gli estrogeni coniugati, perché noi sappiamo, per esempio, che queste molecole rispetto agli estrogeni naturali hanno un impatto maggiore sulle proteine leganti agli steroidi, come l'SHBG, ma anche sulla funzionalità tiroidea e corticosurenalico, perché è esperienza di tutti, magari per caso, per sbaglio, misurare un cortisolo nel mentre si prende una contraccezione orale con l'etilestradiolo e ci si trova un cortisolo alle stelle. Quindi è giusto anche fare una serie di considerazioni e pensare che, seppure non ci sono degli studi al riguardo, perché non abbiamo dati solidi nelle amenorree ipotalamiche funzionali dell'uso di una contraccezione orale con estrogeni naturali, certamente forse dovremmo ripensare, alla luce di questa introduzione, anche l'utilizzo di questi preparati, ma soprattutto disegnare degli studi di confronto, un po' come si sta facendo nell'esaurimento ovarico prematuro, pillola o terapia ormonale sostitutiva. Che bella domanda. L'altro aspetto invece è anche ragionare su altre potenziali strategie nutraceutiche o farmacologiche, e sono contenta che ci sia Alessandro, perché molti di questi studi li ha fatti lui, ma mi piace anche dirvi che non è nelle linee guida, e è stato confermato negli anni, l'indicazione a fare delle terapie specifiche per la perdita di massa ossea. Quindi bisogna lavorare sull'alimentazione, bisogna lavorare sul tipo di estrogeno e bisogna lavorare anche sulla gestione dello stress e dell'attività fisica e di altre dimensioni. Quindi non pensate di mandare all'esperto di osteoporosi, perché questo non è quello che si deve fare. La prossima. Che cosa abbiamo nelle linee guida? Ve l'ho già in parte anticipato. Vedete che sono abbastanza netti gli esperti sul settore. La terapia orale sarebbe sconsigliata. È chiaro che si riferivano alle terapie standard del passato. Dovete pensare a quegli effetti che vi dicevo: aumento del colesterolo e abbassamento della funzionalità tiroidea. L'altro aspetto importante è dire no, ben vengano le terapie ormonali sostitutive, non da sole, ma comunque sempre con quel passaggio che vi dicevo di counseling. E ricordiamoci però che da sole, e qui abbiamo Vincenza, credo, il nostro tavolo anche, che ci potrebbe fare molto discussione di commento su questo punto, se io non riuscirò a prendere la vostra discussione, è che l'estradiolo da solo, sì, è importante, questo è stato visto in alcuni studi, però non tutti gli studi sono concordi che può aiutare a proteggerci la massa ossea, quindi ci vuole anche quell'approccio nutrizionale che vi dicevo. Il dato però fondamentale anche è ricordare a tutti che la terapia transdermica sembrerebbe avere peraltro degli effetti maggiormente positivi sull'osso, proprio perché c'è un non impatto
sulla secrezione dell'insulin growth factor di tipo 1, che è un ormone trofico molto importante della funzione ossea. E questi studi che derivano dal mondo della menopausa si possono applicare anche alla menorrea. La prossima. Vedete che qui vi ho portato solo un esempio, che qualche dato ovviamente positivo sulla terapia estrogenica c'è anche in donne con disturbi severi, quindi non dobbiamo dire che non è efficace, però insomma tutto sommato non in tutti gli studi lo è, e quindi noi non possiamo lavarci le mani e non considerare anche altri aspetti che magari non fanno parte della nostra cultura, ma che devono coinvolgere differenti specialisti. La prossima. Vedete, questo è un esempio di quelle che erano le terapie del passato che anche qui potevano avere un maggior impatto se le donne partivano con un peso alto e avevano un miglioramento della loro funzione mestruale dopo diciamo una terapia che veniva proposta in modo non standardizzato, ma veniva proposta all'epoca dire: prima io do gli estrogeni, in questo caso estradiolo valerato, e poi monitorizzo la mia paziente, man mano questo endometrio sarà secretivo e io andrò a dare un progestinico. Diciamo che questo è qualcosa che si può fare, ma diciamo che è un approccio, se mi permettete, un pochino superato, sia per il tipo di progestinico che veniva utilizzato, certamente un progestinico di maggior potenza d'azione, quindi maggiormente inducente la deprivazione e il sanguinamento, però sicuramente meno tollerato e anche con un residuo glucocorticoide, come sapete, l'idrossiprogesterone A, che sicuramente non fa bene a questa tipologia di pazienti. Quindi bisogna trovare delle sostanze che oggi abbiamo, e ne abbiamo così tante a disposizione: l'estradiolo naturale, che sia valerato, che sia micronizzato, il idrogesterone, il progesterone, la nostra fonte di terapia. La prossima. Una cosa molto bella che appartiene al mio passato e che però dobbiamo sempre ricordare a tutti, che un conto è far tornare le mestruazioni, si può sperare anche di far tornare l'ovulazione, ma se una paziente desidera ovulare, che è quello che poi dovrebbe accadere quando una menorrea ipotalamica è desiderosa di maternità, ma in questo caso ancora di più bisogna che i centri di procreazione assistita siano tutti molto attenti all'aspetto nutrizionale, all'aspetto di stress, per non trovarsi delle sorprese di complicanze riproduttive molto ben descritte nelle amenoree ipotalamiche, peraltro di rischi di insufficienza placentare, di parto pretermine e di bambini di basso peso. È un qualche cosa che purtroppo alle nostre latitudini non usiamo più. La scuola milanese è stata una delle prime, mi ricordo Walter, e parlavamo di queste cose quando eravamo ragazzi, e che in terapia, in realtà la terapia eziologica dovrebbe essere quella con la bomba GnRH, vedete che i francesi ce la usano ancora, ed è interessantissimo pensare che effettivamente la capacità di portare ad ovulazione è molto buona, è molto fisiologica, viene percepita come una mind stimulation da parte delle donne, ed è chiaro che è un approccio che in alcuni paesi c'è e che funziona bene nella menorrea ipotalamica pura, e funziona anche, seppur un pochino meno bene, ma comunque bene, in quella menorrea ipotalamica che magari insorge su un fenotipo di ovaio multifollicolare, perché come voi sapete talvolta abbiamo ovaie compatte, talvolta abbiamo ovaie multifollicolari, che sono quelle che poi ci danno più problemi quando dobbiamo andare a fare una stimolazione ovarica controllata. La prossima. E poi ci possono essere gli approcci che invece si usano nei centri di fecondazione assistita, dove non mi dilungo, il clomifene citrato è veramente ormai molto poco utilizzato, perché comunque abbiamo le nostre grandi gonadotropine, ed è giusto solo spendere una parola per dire che qui noi dobbiamo essere particolarmente attenti a considerare delle gonadotropine che abbiano un'attività anche LH in un rapporto, per esempio, 1-1, addirittura usare l'LH ricombinante in associazione all'FSH ricombinante, e in genere gli schemi che sono stati utilizzati a un rapporto 2-1. Quindi dobbiamo ricordarci che
queste sono pazienti in cui un po' di LH diventa fondamentale. La prossima. E poi abbiamo delle cose che è giusto che io ve le faccia vedere rapidamente per avviarmi alla fine, che sono futuribili, perché in fondo sono lì da tanto tempo, perché vedete che il primo lavoro su New England, sulla possibilità di utilizzare un segnale endocrino, sapete benissimo questo peptide del tessuto adiposo che viene a mancare nelle ragazze che hanno una massa grassa bassa e che è un peptide fondamentale nel rilascio del GNRH, dell'attività della chispeptina, e vedete che sono stati descritti dei casi di aumento di volume ovarico, di aumento di attività follicolare, però ovviamente noi non abbiamo ancora nelle mani questo strumento terapeutico neanche dopo anni di ricerca. La prossima ve lo dimostra, è un altro lavoro che è importante, interessante, che è uscito sui Proceedings of National Academy of Science, in cui voi vedete comunque che nell'arco di 36 settimane il placebo rispetto alla media lettina performa sicuramente molto, ma molto peggio, e ci può essere un ripristino. Però purtroppo questa lettina non è così maneggevole, ha una serie di aspetti di tachifilassi che dobbiamo considerare di tollerabilità. E anche le nuove frontiere sono, la prossima Filippo, la chispeptina utilizzata come strumento. Sapete che ci sono dei dati interessantissimi sull'iniezione della chispeptina anche per la terapia del comportamento sessuale, soprattutto del desiderio sessuale coattivo, ma è facile pensare che il segnale della riproduzione vada insieme al segnale della sessualità. E vedete che schemi terapeutici sono stati assolutamente utilizzati, con sia sui valori basali, sia per esempio, vedete, sulla risposta al test al GNRH, quindi sicuramente ne vedremo delle belle con la chispeptina, ma anche qui dobbiamo ancora aspettare. Vedete, questi sono dati del 2009. La prossima, Filippo. Ci ho fatto perdere un po' di tempo a questa difficoltà computeristica. Vedete, questo è un dato più recente, dove si mostra sicuramente un impiego possibile terapeutico. Vedete che sono state testate anche le donne con l'ovaio policistico e disturbi dell'ovulazione in senso generale, che come voi sapete sono spettro molto ampio, e la menorrea ipotalamica funzionale è semplicemente uno dei due, delle due code del problema, quindi o da causa centrale o da causa più profondamente periferica. Ma questo valore della chispeptina ci riporta al sistema neuroendocrino, vedete, anche magari per disturbi come l'ovaio policistico, che ci sembrano così francamente ovarici. La prossima. E per concludere, giusto che io omaggi un mio amico che è il professor Genazzani, che vi ha fatto le diagnosi differenziali, perché una possibilità è anche quello di non volere a tutti i costi ridurre una funzione mestruale subito con un utilizzo di una terapia ormonale sostitutiva, estrogenica e poi progestinica, ma di utilizzare dei piccoli polsi di estrogeni. Lui è da tanto che lo va dicendo, vedete, di recente con un suo allievo che ho il piacere adesso di ospitare da me a Pavia, uno specializzando bravissimo, Cristian Battipaglia, vedete che è tornato sull'argomento molto recentemente. E se mi dai la prossima, forse Alessandro le potrà commentare meglio di me, vai indietro Filippo, ma è lo stesso. Vedete che lui da tanti anni ha pubblicato che l'estriolo, quindi un estriolo che si fa preparare gallenico, perché noi non ce l'abbiamo più, per via orale, 2 mg per 8 settimane, vedete che avevano la capacità di agire sulle PALS spontanee dell'LH e sulle PALS indotte del GNRH. La prossima anche te lo dice, era uno studio, voglio dire, ancora più, è lo stesso studio con i due grafici differenti, ancora ci dice che sicuramente è come se noi riducessimo una pubertà. E poi un dato storico che non potevo non ricordare dei miei tempi modenesi, quando utilizzavamo qualcosa che voi sapete è assolutamente fuori indicazione, quindi non lo usiamo più, che è l'altrexone 50 mg, perché? Perché il sistema opioide, ce lo siamo un po' dimenticato perché non abbiamo ovviamente dei farmaci mirati a quello, ma è veramente il sistema che poi va a fare da relè
tra il sistema dello stress e il sistema della riproduzione. Vedete che con questa molecola, che si usa con tante altre indicazioni, per esempio anche nei pazienti con delle addiction, alcolismo, eccetera, all'epoca, guardate quanti e quanti anni fa, quindi questo per testimoniare ai giovani che ascoltano che la passione per questo argomento, noi potevamo ripristinare i pattern secretori dell'LH, e vedete che in alcuni soggetti si poteva ripristinare anche la funzione mestruale. L'ultima, credo, Filippo, è la levoacetilcarnitina e la L-arginina. Questo è un dato recente di Alessandro, che riprende però dei lavori davvero di tanti e tanti anni fa, che ci dice: certo, la nutraceutica va così tanto di moda oggi nei disturbi mestruali, a volte anche un po' abusata, permettetemi di dire, però c'è un razionale per questa molecola per quanto riguarda la beta ossidazione a livello della cellula neuronale, perché vedete che ancora di recente sul nostro ginecologico endocrinologico Alessandro è riuscito a far vedere come noi possiamo migliorare con una terapia cronica le pulse di LH in queste nostre pazienti. Quindi anche la terapia nutraceutica può essere un complemento di quell'approccio globale, la prossima, che deve comprendere sicuramente nutrizione, psiche, stile di vita e naturalmente anche il nostro ruolo di counselor e di prescrittori. Grazie dell'attenzione. Bene. Abbiamo finito anche questa presentazione. Filippo, sai se c'è in linea la professoressa Nappi? La professoressa si sta per connettere, quindi a breve dovremmo vederla, sì. Bene, bene. Comunque intanto possiamo cominciare con le domande da parte vostra. Credo che sono state tre bellissime presentazioni e richiamino appunto un po' di domande. Io, semmai per sciogliere un po' la platea, chiedevo alla professoressa Bruni se ci dava una delucidazione su un capitolo molto delicato, che è quello dei tumori in età pediatrica, che purtroppo delle bimbe, che in età pediatrica, soprattutto i tumori ematologici, sono sottoposti a chemioterapia. Ecco, in che percentuale c'è il danno ovarico? Non è su tutte. Abbiamo ora dei dati con i nuovi chemioterapici che il danno ovarico è minore rispetto a 10-20 anni fa. Ci dai un po', per piacere, un aggiornamento su questo tema? No, non si sente la voce. Devi aprire il microfono. Eccoci, no? Mi senti ora? Sì, mi senti, sì, ora si sente. Ho messo proprio nella diapositiva quelle che erano le situazioni più gravi, quelle meno gravi e quelle cose. Quindi i ragazzi lo trovano lì sulla diapositiva, quelle che sono le condizioni che danno più danno. Devo dirti che quello che è di estremamente positivo è che è stata fatta una rivalutazione di quelle che sono le condizioni tumorali non ginecologiche che possono risentire positivamente della terapia ormonale costitutiva, e sono veramente tante, e quindi c'è un invito proprio, l'invito primario è vedere se si è tempo, se c'è spazio, quando c'è questa condizione tumorale, di fare una conservazione degli ovociti. Quella assolutamente è, direi, la condizione che sia una conservazione. Io lo so, però noi stiamo parlando di una primaria, no? Per cui non avevano primaria. Anche se hanno avuto, e allora conservano il tessuto. Quindi c'è un discorso di conservazione anche nelle giovanissime. Non diciamo ai ragazzi giovani che non è frequente la conservazione del tessuto. Non è frequente, però devo dire che talmente è stato reclamizzato questo discorso che adesso è nella richiesta comune del genitore di dire: ma c'ho un mezzo per poter preservare la fertilità. E se nel maschio il discorso è più semplice, nella donna praticamente si fa una conservazione. Questo è un discorso che va comunque discusso. Poi, per quanto riguarda il discorso della terapia ormonale sostitutiva, sicuramente, come poi ha detto per gli adulti la Rossella Nappi, l'elezione, la terapia elettiva è sicuramente quella dell'estradiolo in somministrazione transdermica, perché è quello che permette di avere dei tassi ematici di estradiolo
uno a uno rispetto al metabolita principale che è l'estrone, quindi praticamente quasi fisiologico. Poi perché non dà induzioni enzimatiche a livello epatico, quindi riduce nettamente il rischio cardiovascolare. Quindi praticamente la terapia è quella. La terapia poi copia un po', cerca di copiare, se sono soggetti molto giovani, quello che avrebbe dovuto essere lo sviluppo puberale. Quindi ci sono dei bassissimi dosaggi che vanno rialzati di 6 mesi in 6 mesi. Naturalmente dipende dall'età in cui inizia questo discorso terapeutico, questo discorso cosa, e si parte fisiologicamente da dosaggi che sono quasi irrisori, che sono addirittura un ottavo di un patch da 50 microgrammi, quindi bassissimi. Questo sarebbe quando si inizia la terapia a 11 anni. Se il soggetto poi è più grande, allora i tempi di passaggio tra un periodo di induzione estrogenica e cosa sono più brevi. Bene. Quindi è un discorso questo è un discorso che è poco conosciuto, ma che è un discorso importante, è un discorso in cui si va ancora un po', non c'è ancora delle regole precise, non sono applicate le regole precise, ma che devono essere applicate. Non si può in una ragazzina, cioè, ci sono addirittura dei casi, io vedo e rimango veramente un po' inorridita, in cui partono con una pillola, no! Assolutamente no, bisogna partire con una terapia sostitutiva da scalare progressivamente nel tempo. Allora, io leggo delle domande sulla chat. Una era stata indirizzata ad Alessandro Genazzani sul MAP test, al cui lui ha già risposto. Se Alessandro ne vuoi parlare, perché questo del MAP test è una cosa... Sì, allora, il MAP test è... veniva minimizzata sui vecchi testi e ora meno, insomma, ecco. Sì, era un classico test banalissimo, sì, dove stava questo progestinico giusto per vedere se compariva la mestruazione. La prima cosa da sapere è che l'efficienza del progestinico di indurre la mestruazione, se l'endometrio è un minimo stato reattivato dalla presenza dell'estradiol e quindi è prono a poter mestruare con la sospensione del progestinico. Di fatto la negatività dice che sì, non c'è mestruazione, ma di fatto è un indizio che non c'è estrogeni che hanno preparato l'endometrio. Banalmente non lo usiamo più, io penso che già il dosaggio di fare l'estradiolemia e poi di fare un'ecografia sono sufficienti. Esatto. L'endometrio di 1 millimetro, 2 millimetri, estradiolo di 10-15 picogrammi già vi dice che la macchina non funziona ed è ferma, quindi io lo eviterei. Oggi siamo molto più pratici, si può lavorare in altre maniere, la diagnostica è endocrina oggi, è quella più importante. Gli abbinamenti sono... Se mi permetti, sono perfettamente d'accordo su questo, soprattutto il concetto iniziale era addirittura di terapia, ma non è assolutamente una terapia, è una verifica della risposta estrogenica, ma ha ragione perfettamente Alessandro, è molto meglio che io l'abbia attraverso altri mezzi, non ha assolutamente senso questo discorso. È neoclassico, sì. Neoclassico. Proprio della preistoria, preistorico. Domanda a Rossella. Che ne pensi della pillola della menorrea da sospensione di pillola? Perché è un argomento sfuggente, ma molto pratico, diciamo. Allora, è una bellissima domanda. Innanzitutto, buongiorno a tutti e scusatemi per questo conflitto che mi si è creato oggi di agenda elettronica che ho sbagliato. Spero che vi sia comunque piaciuta la mia lezione. Allora, la menorrea post-pillola, diciamo la verità, è una mitologia, perché tutta la più parte degli studi ci dice che in un tempo piuttosto breve l'individuo riprende la sua funzione ovulatoria normale. Qual è il vero problema della menorrea post-pillola? Che molto spesso è una forma, a mio modo di vedere, di amenorrea ipotalamica, che si viene a creare perché semplicemente la nostra giovane ha preso una pillola per molto tempo. Immaginatevi anche se noi abbiamo utilizzato un progestinico profondamente antiproliferativo quando magari non ce n'era la necessità, perché bisogna anche conoscere le caratteristiche dei progestinici. Come sapete bene, se io una ragazza che ha già una mestruazione normale ipomenorroica gli metto 3 anni di un progestinico antiproliferativo e nel frattempo questa ragazza si stressa,
perde quei 2-3 kg di peso, anche e soprattutto proprio perché la pillola fa ingrassare, comincia a mangiare in modo ortoressico piuttosto che a fare più attività fisica. Quindi quello che è la mia esperienza di clinico, abbiamo fatto anche una tesi su questo, Filippo lo sa perché era mio interno prima di essere uno specializzando della Mangiagalli, abbiamo visto proprio che sono altri fattori, non è la pillola di per sé. Certo, magari ti può dare origine a 2-3 mesi che devi aspettare che tornino le mestruazioni, il tempo che riprenda la funzionalità dell'asse e l'endometrio risponda. Ma se la ragazza non ha avuto stress, non ha avuto oscillazioni del peso, non ha un intenso esercizio fisico, in genere riprende. Quindi è un mito degli anni del passato, quando voi sapete si usavano dosaggi soprattutto di etinilestradiolo più elevanti, perché era molto più profonda la soppressione della gonadi. Io oggi userei tanto le pillole agli estrogeni naturali, impariamo ad usarle di più, perché sono più fisiologiche e soprattutto non danno inibizione della gonadi in una maniera mostruosa in donne che non ne hanno bisogno. Cioè, se una non ha una patologia, è giusto, quando facciamo la contraccezione per la contraccezione, pensare di stare su bassi dosaggi, ove possibile anche, perché no, estrogeni naturali. Allora, una domanda di posso aggiungere un'altra cosa, un'altra condizione che spesso si verifica quando si sospende la pillola è la menorrea ipergonadotropa. Cioè, e allora la paziente ti dice, ma allora è stata, quindi un danno ovarico, allora la paziente ti dice, è stato un danno da pillola? Assolutamente no, la pillola ha coperto una condizione che si è rilevata nel periodo in cui questa ha preso la pillola, questo va assolutamente stressato alla paziente stessa. Sono più rare, ma insomma. Sono una più rare, però possono esserci. Sì, rare. Claudio Rossi chiede sulle runner, una che fa attività menorrea da sport, chiede ad Alessandro se va fatta la MOC e a Rossella che terapia fare, se HRT o pillola. Ma allora, la storia della MOC direi che è fondamentale ogni qualvolta la nostra ragazza è da almeno un anno in amenorrea. Ricordiamoci che le runners il più delle volte hanno dei periodi intervallati di ciclicità relativamente frequente, anche oligomenorrea, e periodi di non mestruazioni. Ogni forma di amenorrea è un induttore ad una sofferenza ossea, quindi indagare sul tempo in cui queste amenorree si presentano, oppure se è solo un anno, comunque vada da controllare. L'osteopenia è il target importante da identificare. Queste sono le ragazze che, se mantengono un'attività, magari fanno le gare per andare alle Olimpiadi, questo può nel tempo predisporre le ragazze a diventare, Prof. Petraglia se le ricorderà, quelle che in tempi anni 90 venivano definite al momento della perimenopausa, menopausa, le fast loser, cioè quelle che avevano avuto un picco di massa ossea molto più basso e che quindi appena gli iniziava il periodo perimenopausale erano già con l'osteoporosi, se non forme molto più gravi. Quindi certamente va fatta la MOC. La DEXA. Che terapia? E molte domande sulla terapia in questi casi. Sì, certo. Allora, io dal mio punto di vista, innanzitutto ricordiamoci che la terapia è davvero fondamentale poi nelle atlete, perché la fisiologia del muscolo e anche tutto dell'apparato tendineo risente tantissimo dell'equilibrio estroprogestinico e dunque anche a fini proprio di performance. E io credo oggi, cari amici, che la disponibilità degli estrogeni naturali e del progesterone naturale sia veramente una tu formidabile. La mia preferenza va sempre per una terapia sostitutiva nella menorrea, però è chiaro che nelle atlete può avere un senso anche utilizzare una terapia estroprogestinica proprio perché può più facilmente aiutarci a controllare magari la mestruazione per non farla coincidere con le performance. Qualche volta in terapia ormonale sostitutiva sì, si riesce, ma non è così orologico, diciamo. Quindi assolutamente estrogeni naturali, dobbiamo ricordarci che qualche volta è un po' come, credo vi ha già detto Vincenza, dobbiamo anche trovare dosaggi che siano adeguati all'intensità della menorrea, perché ricordiamoci che molto spesso noi li sottodosiamo. Uno dei più grossi problemi che abbiamo
e che oggi non dobbiamo fare un po' un fai da te, costruire delle terapie facendo magari attraverso dei dosaggi crescenti, per esempio con le terapie transdermiche, perché veramente abbiamo meno terapie a disposizione oggi rispetto al passato per questa tipologia di soggetti. Ma certamente la terapia sostitutiva è numero uno. Certo, qui c'è una domanda che penso piaccia molto alla professoressa Bruni, perché è un argomento dibattuto. Dice Clara Zobbi, io devo mandare all'endocrinologo una ragazza o una donna con amenorrea secondaria dopo che tutte le indagini sono state negative, tipo dosaggi ormonali, normopeso, anamnesi negativa? Cioè il dialogo con l'endocrinologo. Questo è un argomento che alla professoressa Bruni piace molto. Il ginecologo che si occupa di queste condizioni, le basi endocrinologiche ce l'ha. Che stresserei con la soggetto è questo discorso di dire dosaggi ormonali tutto normale. Che cosa vuol dire tutto normale? Perché esiste un ampio range nei dosaggi. E una cosa interessante che ha detto la Rossella è stata questa, il discorso dell'LH. I valori dell'LH possono essere da 0,6 a 10. Ma cosa vuol dire? Se voglio tipizzare le amenoree ipotalamiche, quelle che hanno una condizione di stress metabolico, eccetera, io lo abbasso. Quindi avere un LH di 2-3 o averlo di 5-6 cambia. Quindi normale sì, ma l'interpretazione di quel normale. Il cortisolo, devo averlo. Quindi il concetto di normalità dei dosaggi, se effettivamente sono assolutamente tutti normali, io andrei anche a vedere, non il banale BMI che mi dice e non mi dice, ma andrei anche a vedere la percentuale di grasso corporeo. E un'altra questione che non viene normalmente fatta, il dosaggio dell'insulinemia, perché se la leptina in laboratorio non me la fanno e quindi metto il paziente in difficoltà, ma l'insulinemia me la fanno, ma se io ho un'insulina decisamente bassa, questo vuol dire che io ho un adattamento metabolico a una condizione, quelle condizioni borderline che sembrano di normalità ma non lo sono. Quindi ecco, il normale va interpretato. Certo. Alessandro, volevi dire qualcosa? Sì, se posso permettermi, per dare un'idea di un algoritmo, visto che stiamo a parlare anche di come fronteggiare un po' questi aspetti, non dobbiamo, la professoressa ha ragione, professoressa Bruni ha ragione, l'elemento LH è chiave, però noi dobbiamo sempre correlare almeno quattro elementi, i livelli dell'LH, i livelli dell'insulina, i livelli della amilasi e la FT3. Quando questi quattro parametri sono allineati su dei valori che non vanno per quello che è la normalità, abbiamo la dimostrazione del peso dello stress psicometabolico, se la vogliamo dire così, nella ragazza. Il problema è l'insulina bassa, l'amilasi alta. L'amilasi è una specie di esploratore del nostro organismo. Io guarda, quello dell'amilasi mi hai aperto un mondo. Ci riparli un po' di più dell'amilasi? Allora, l'amilasi, per essere chiari, è un enzima di tipo pancreatico, viene prodotto, immesso praticamente nel circolo, ora la racconto come se fosse una storia tra amici, raccontala così. Va a cercare tutti gli oligosaccaridi a giro per l'organismo per degradarli quanto più può per farne zucchero. Più mancano le disponibilità di zucchero e di derivati dei carboidrati nell'organismo, più che le amilasi vengono rilasciate nel sangue. In pratica questo è un dosaggio che è, per noi almeno, un elemento che ci serve anche a svelare le bugie, per intendersi. No, io mangio benissimo, sono sostanzialmente brava. Amilasi 100-130 sono classici quadri delle amenorree ipotalamiche. Io che sono un cicciotto, fra virgolette, avrò un'amilasi di 25 forse, o 28, perché io lo zucchero ne mangio ogni tanto e qualche carboidrato ce l'ho nel circolo. Chiaramente chi non lo mangia nell'organismo ne iperproduce per disperato bisogno di energia. Questo è l'elemento che si collima, amilasi alta, con l'insulina molto bassa, perché se non avete con la degradazione delle amilasi la produzione di glucosio, è ovvio che l'insulina non ne viene prodotta tanta, perché non c'è grandi competitor sul discorso di un controllo glicemico. Quindi ipoinsulinemia, iperamilasemia,
FT3 basso, che è l'indicatore che la ghiandola tiroidea riduce i livelli di produzione di calore per risparmiare energia, sono tutti corollari che poi stanno alla base come negativo di indurre una caduta dei livelli dell'LH. Che con questi quattro elementi uno ha già fatto una diagnosi e sa già come eventualmente è il quadro della ragazza che è davanti a noi. Un discorso volgaretto è questo. Un discorso banale è questo, va spiegato al medico di famiglia che noi non, il free T3 ha un significato diverso dal T4, perché tendenzialmente la funzione tiroidea ti fanno TSH e T4, ma noi il free T3 ci serve per questo discorso che diceva, e questo va spiegato perché spesso tu li richiedi tutti e tre e quello e il T3 non te lo fanno perché nel protocollo c'è di fare T4 e TSH, quindi in queste situazioni va specificato che ci vuole quello e non l'altro. Se posso, Felice, scusami, giusto no, per dare un chiarimento, visto che abbiamo dei giovani che ci seguono, perché l'FT3 è rilevante più dell'FT4? Perché l'organismo, quello fra virgolette che gestisce la gestione degli ormoni tiroidei per la produzione di energia, capita la mancanza energetica per cercare di risparmiare, produce una deiodasi diversa da quella che normalmente trasforma la T4 in T3 e trasforma la T3 dove lo iodio che viene tolto dalla T4 non è nella struttura della tirosina esterna, ma nella porzione interna. In parole povere, cosa succede? Faccio la T3, ma siccome non è esposta la mancanza dello ione iodio all'esterno, in pratica questo non funziona. T3 non funziona quando si lega al suo recettore, e questo è il meccanismo. L'organismo praticamente dice: io l'ho fatta, che non funziona è un'altra storia. È tutto praticamente per cercare di risparmiare energia. Ecco perché è importante farlo. Sono d'accordo con la prof Bruni, va detto ai medici generici. Sì, no, io dicevo nella tua poker tu hai indicato quattro ormoni. La prolattina è un classico, non la trascurerei perché a volte abbiamo delle forme subliminari di prolattina più elevata e come ben sai te anche un po' di androgeni a volte possono essere subliminari, però diciamo che hai indicato quattro capisaldi, ne metterei un quinto la prolattina sicuramente. Gli androgeni più o meno dipende dai sintomi. C'è una domanda che invece di Letizia che chiede sull'anoressia nervosa di lunga durata, addirittura maggiore di 8 anni, l'approccio terapeutico. Ora, questa è una domanda che la professoressa Bruni potrebbe scriverci 2 libri, non uno. Io penso che vada istruita Letizia che la terapia dell'anoressia nervosa non è ginecologica. Glielo dica, professoressa. Sì, non è ginecologica, forse però la dottoressa voleva sapere quali sono... Sì. I compensi nostri che possiamo mettere. Devo dire una cosa, devo fare un'autoaccusa. Guarda, devo fare un'autoaccusa. Fermo restando che se devo fare una terapia ormonale, devo fare una TOS, una terapia ormonale sostitutiva con estrogeni più possibili naturali. Questo io devo dirlo. Io ho sempre fatto una guerra furiosa a trattare le anoressie con la pillola, sempre. Facendo delle sceneggiate anche congressuali, però devo dire che gli ultimi dati dell'anno scorso del gruppo di Montpellier di Sultan, che è andato a revisionare circa 230 casi di anoressia nervosa trattati o non trattati con pillola, è venuto fuori che alla fin fine meglio di niente anche la pillola, perché quelle trattate con pillola sull'osso sono andate un pochino meglio rispetto alle altre. Quindi questo devo dirlo come dato di letteratura. Certo. E naturalmente l'obiettivo in queste situazioni, che è anche psicologico, è quello dell'osso, perché io non posso a un'anoressica parlare del corpo, però dello scheletro sì. Quindi discutere sulla sua MOC e aiutarla e avere qualche aiuto di secondare la nostra terapia, ce l'ho di più se discuto della MOC piuttosto che non del corpo, che lo discute con i suoi psichiatri, psicoterapeuti, eccetera. Quindi Rossella, la MOC è fondamentale. Rossella, ci sei? Non ti vedo. No. Rossella non è in linea. Ma se allora, posso...
Posso aggiungere un commento, d'accordissimo con la prof Bruni, il punto nodale penso che sia tutelare lo stato di salute, per cui il recupero della mestruazione è praticamente forse a quel punto nell'anoressica di lunga data l'elemento minimale. Penso che va visto il rischio della frattura ossea, il rischio naturalmente cardiovascolare, tutto quello che naturalmente di peggio ci può essere in una ragazza che a 30 anni, forse di più, ha un rischio di evolvere verso una fase che è quella premenopausale, dove la sua biologia è già compromessa. Quindi questo è importantissimo. Certo. Dicevo una cosa, ci sono domande ulteriori? Altrimenti chiedevo, visto che tempo, una domanda che molti giovani vogliono sentirsi, vorrebbero fare, ma che non se la sentono perché è un po' troppo vasta, ed è quella delle pillole, professoressa Bruni, ma anche Alessandro. La domanda è, esistono delle pillole specifiche per le malattie o per le pazienti? Ecco, voi due che siete due saggi, perché tutti chiedono qual è la pillola migliore per la policistosi, qual è la pillola migliore per la malessia, qual è... Allora, vorrei che da voi due venisse dato un messaggio, appunto, di apertura non a questo argomento. Non è una roba semplice, ma è fattibile. Tanto, allora, due grandi classi, no? La classe con l'etinile e stradiolo e la classe con gli estrogeni naturali. I vantaggi della classe con etinile stradiolo sono sicuramente una maggior stabilità endometriale, su questo non possiamo negarlo. Gli svantaggi della terapia con l'etinile, delle pillole con l'etinile stradiolo, una maggiore azione epatocellulare, quindi un maggior stimolo sui fattori procoagulativi e però al limite anche su altri fattori che possono essere utili, vedi le SHBG, questo che ci possono essere utili in alcune situazioni. Quindi gli estrogeni naturali, sicuramente io preferisco, perché sono un'innamorata del metabolico, le pillole con gli estrogeni naturali, però va specificato alla paziente che l'azione dell'estrogeno naturale sull'endometrio è più sbilanciata rispetto all'azione del progestinico, per cui sono le pillole in cui abbiamo una maggior percentuale di risposta endometriale, di endometrio sottile, di non risposta mestruale. Quindi questo va specificato e vanno predilette in quelle condizioni in cui ho bisogno di avere un'azione di soppressione endometriale maggiore rispetto alle altre. È chiaro che se ho una bambina che ha un menarca emorragico, io devo dargli una condizione che il più rapidamente possibile mi ricostruisca l'endometrio. Quindi non ho dubbi, devo dare un'associazione con etinile estradiolo, questo non c'è dubbio, ma se ho una situazione, questo è ovvio, ma se ho una situazione in cui ho un'adenomiosi o un rischio di endometriosi, cioè io devo dare una con estrogeni naturali che mi dà una maggior soppressione della mestruazione. Dovrò chiarire con la paziente che non avrà la mestruazione regolarissima, dovrò assisterla nella compressione di quello che è il tipo di terapia, però il discorso sarà sicuramente quello. Sono assolutamente d'accordo. Le mestruazioni non ci vogliono. Deve essere continuativa. Poi naturalmente abbiamo un discorso che è ancora aperto, questo dobbiamo dirlo che è ancora aperto. Sicuramente abbiamo il discorso della pillola con l'estetrolo, perché sul piano metabolico non credo che nessuno possa permettersi nessuna critica. Dobbiamo ancora rivedere il controllo del ciclo su questa pillola e quindi avere un'idea se effettivamente e in quali soggetti c'è un maggior rischio che ci sia un peggior controllo del ciclo, perché questa potrebbe essere una condizione che potrebbe andare benissimo per moltissime persone. Va solo rivisto, a mio avviso, il rapporto tra questa pillola e il controllo del ciclo, che è buono, non buonissimo come inizialmente pensavamo, mentre non abbiamo assolutamente nessuna critica sul piano metabolico, perché gli ultimi dati sul coagulativo sono assolutamente eccellenti. Certo. La cosa, se posso... Io per esempio nelle sportive la uso,
la uso e non ho avuto problemi di anticipo di mestruazione. In qualche caso ho avuto un problema di anticipo di mestruazione. Allora, tanto devo avvisare la paziente, poi però non vi posso dire in quali pazienti ho, che non, ho, non sono riuscita a caratterizzare quelli che erano i soggetti che mi mestruavano un po' di più. Questo è un po' da vedere nel tempo. È da vedere nel tempo. Sono le 12:26. L'osservazione è banale, e seguo il fil rouge della Vincenzina. Il concetto è che quando si parla dei dosaggi dell'etinilestradiolo si parla di microgrammi, 0,1, 2, 3. Quando si parla di estradiolo naturale siamo a 1-3 milligrammi, quindi per avere una stabilità dell'endometrio dobbiamo aumentare la dose. Quando si arriva all'estetrolo ce ne abbiamo 14. Quindi questo di fatto già ci dice quanto impatta in maniera biologica la diversità fra queste molecole. Il vantaggio dove sta? È che quanto più si è rispettosi dell'organo bersaglio, in questo caso l'endometrio, quanto più siamo, fra virgolette, sotto il tiro della improbabilità di un suo mantenimento di gestione. La sottigliezza dell'endometrio di partenza può essere l'elemento che ci è di vantaggio nel caso, per esempio, della menorrea ipotalamica o dell'anoressica, dove non abbiamo una grande spinta su questo endometrio e quindi possiamo avere, questa è l'esperienza che ho anch'io, che in queste ragazze il sanguinamento improvviso o gli spotting sono profondamente ridotti e quindi è più stabile. Certo. Quindi questa può essere una soluzione. Sì, poi che se ne dica, il protagonista di queste terapie è l'endometrio, soprattutto della pillola, che se ne dica è l'endometrio, perché è la risposta. È l'organo bersaglio. E soprattutto e non è vero che la ragazza non vuole, se ne frega del tipo di mestruazione, va specificato bene prima quando ci possono essere delle alterazioni, perché la ragazza la mestruazione alla fine, nella maggioranza dei casi, la vuole regolare, perché la identifica ancora come un concetto di salute. Che non è, ma certo, però... soprattutto chi viene con la menorrea secondaria vuole la mestruazione, ragazzi, certo, per fare la danza. Comunque, io direi che avete esaurito il tempo di risposte, siete stati bravissimi. Ringrazio il gruppo Mangiagalli, il professor Vercellini da Dubai, che sarà sicuramente in un clima migliore. E vi saluto tutti. Martina, grazie di quei complimenti per questa organizzazione. Siete rimasti felici. Eccolo. Non sono a Dubai. Poi... Non sei a Dubai. No. Madonna, che delusione. Ti facevo sui climi del... Sei già di ritorno. Va bene, va bene. Comunque spero ti sia piaciuta questa giornata, se hai assistito. C'hai un gruppo di ragazzi splendidi, complimenti, ho detto all'inizio, veramente un'iniziativa spettacolare questa, unica in Italia, ed è difficile perseverare, questa è la cosa più, perché si può sempre cominciare, ma perseverare è difficile, ma vedo che hai una bella squadra, quindi complimenti di nuovo a te e a tutti, e grazie ai relatori di oggi, Vincenzina, Alessandro Informissima, Rossella dentro fuori, ma ha dato il suo contributo. Era un bel parterre de rois, complimenti. Filippo, hai qualcosa da dirci? Buona giornata, buon weekend. Sì, abbiamo avuto, devo dire, un picco molto alto di partecipanti oggi, con 222 partecipanti, che devo dire un risultato davvero buono. C'erano ottimi relatori, che vuoi. Bene. Tra relatori e moderatori, qui oggi il quota italiano, e non solo, quindi veramente grazie moltissimo a tutti voi. Ringrazio sempre appunto la squadra del Mangiagalli Journal Club che ci permette di organizzare tutto questo oramai da anni, questo è il quinto anno che lo facciamo online, prima era on site, e colgo l'occasione per anticipare l'argomento ai relatori del prossimo incontro, che sarà sabato 9 marzo, sarà il primo di due incontri sulle emergenze ostetriche, e in questa prima parte avremo Antonio Ragusa da Bologna, da pochi mesi, che ci parlerà delle anomalie del secondamento. Paolo Covoretto dell'ospedale San Raffaele ci parlerà invece dell'embolia da liquido amniotico, situazione
particolare, non semplice da diagnosticare. E la professoressa, la nostra professoressa Cettin, che da qualche mese in Mangiagalli con noi, ci parlerà dell'emoperitoneo in gravidanza, situazione anch'essa rara ma pericolosissima. Quindi l'incontro verrà moderato da Enrico Ferrazzi, quindi un altro panel al top, questa volta in ostetricia. E ringraziando tutti voi, ringraziando chi ci ha seguito questo sabato, vi do quindi appuntamento per il sabato 9 marzo e auguro a tutti un buon weekend. Grazie. Grazie, a presto, arrivederci. Ciao a tutti. Grazie.